portato in questa fase di presentazione del progetto che ci supporteranno, speriamo, anche nelle fasi successive. Sono tantissime, sono tantissimi stakeholder, quindi li lascio l'elenco, non le leggo tutte perché sono tanti, ma ringrazio veramente moltissimo. Quindi per iniziare, i saluti inizierei dalla Fondazione Calcolo, appunto, perché ha altri impegni, quindi ci può solo salutare e poi ci deve lasciare. Buongiorno a tutti, mi vedete? Buongiorno, mi vedete? Sì, buongiorno. Sì, mi scuso, ma purtroppo fra pochissimo inizio ho un altro impegno in fondazione, quindi vi devo salutare. Io vi ringrazio tantissimo per questo invito e sono sempre molto felice di partecipare a questi eventi e di conoscere quelli che io chiamo i miei ricercatori. Quest'anno abbiamo finanziato 10 progetti su 70 che sono pervenuti e il progetto in questione si è classificato al terzo posto con un ottimo punteggio. Faccio presente che il bando dedicato all'economia circolare è un bando molto molto competitivo, è stato attivo per 5 anni, abbiamo ricevuto 456 progetti e siamo riusciti a finanziarne 57. Per un totale di 16 milioni di euro che abbiamo investito in questo ambito. Sono state 5 edizioni molto impegnative, con progetti molto belli. Abbiamo reclutato una marea di referee internazionali che ci hanno supportato in questo lavoro enorme. Quindi noi siamo molto soddisfatti. Adesso il bando si è concluso perché l'abbiamo tenuto attivo dal 2018 al 2022 e da quest'anno invece è attivo un nuovissimo bando. Non so se lo avete già visto, che però è dedicato ai giovanissimi, ai giovani ricercatori, coloro che hanno ottenuto il dottorato negli ultimi 2 anni. Abbiamo deciso di dedicarci a questa fascia quest'anno perché ci sono molte attività che impegnano i ricercatori con il PNRR e quindi volevamo dare la possibilità ai più giovani di poter applicare sui nostri bandi. Quindi quest'anno abbiamo questo bando che cuba 8 milioni di euro dedicato ai giovani. Comunque sul sito potete già trovare tutte le informazioni. Questa è un'informazione di servizio che vi do perché il bando è stato pubblicato lunedì 27 marzo. E quindi magari non tutti ancora lo sanno. Niente, io lascerei a voi il vostro lavoro, il vostro impegno. Mi complimento con voi per tutto il lavoro che avete fatto e avete convinto tutti i referee internazionali e quindi complimenti per il grant. E mi dispiace molto di non poter stare con voi. Grazie, arrivederci allora, buon lavoro. Buona E giornata a tutti. grazie. Chiamerei quindi il nostro rettore, professor Francesco Castelli, per portarci i suoi saluti. Enzo, mi presti o devo venire lì? Vengo, vengo, vengo. Io faccio proprio un saluto breve, complimentandomi con Elsa Bontempi e con, diciamo, i collaboratori che insieme a Elsa lavorano, perché come abbiamo visto è stato un bando competitivo e quando si compete c'è chi vince, chi non vince. Questa volta Elsa ha vinto, grazie anche a INSTM e Scuola Superiore Sant'Anna, che se ho capito bene sono i partner più tutte le altre entità che sono qui illustrate. Allora, io faccio il medico, quindi vi riciclo delle batterie al litio, potete ben capire quanto io possa entrare nel dettaglio, quindi infatti non entro nel dettaglio, soltanto complimentando e dando il benvenuto. Qui siamo in CSMT e siamo il dottor Zecchino, poi vi darà il suo benvenuto. Sono contento che il 27 marzo sia stato emanato un altro bando per giovani. Io anche lì non sono un ingegnere, l'esperto in batteria al litio, tantomeno non sono giovane. Però detto questo, ovviamente ne daremo notizia ai nostri dottorati, ai nostri dottori di ricerca. Dottorato di ricerca che assume sempre di più una valenza importante anche di collegamento tra il mondo, tra virgolette, della scienza e il mondo imprenditoriale, ed è anche in quest'ottica che
che io penso il Ministero abbia emanato i recenti decreti ministeriali 117 e 118, particolarmente interessante il 117 perché prevede il cofinanziamento al 50% del Ministero e delle imprese. Imprese intese in senso lato, perché ad esempio anche gli ospedali possono essere considerate imprese. Quindi tutto questo porterà, se riusciamo a avere il match tra la nostra offerta dottorale e l'interesse dell'impresa, a 88 nuovi inizi di dottorandi presso l'Università di Brescia. Il dottorato che un tempo era in pratica la porta d'ingresso alla carriera accademica, ma che sempre più si configura come in qualche modo cerniera tra il mondo, diciamo così, tecnologico, scientifico e il mondo dell'impresa. Detto questo, io non vi rubo altro tempo, rinnovo i miei complimenti alla professoressa Contempi, rinnovo il benvenuto a voi in questa di CSMT, che è anche casa dell'università, quindi noi entrambi daremo il benvenuto da in qualche modo padroni di casa e buon lavoro, buon ascolto. Grazie rettore, adesso chiamo Dario Funnac che rappresenta la regione Lombardia. Buongiorno, sempre molto bello vedere un'aula di un istituto di ricerca gremita e con un'età media fortunatamente più bassa di quella che io rappresento. Vi porto i saluti dell'assessore all'Università Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi che, essendo fresco di nomina con l'insediamento della nuova giunta regionale, è richiestissimo, stando ai suoi pretendenti, dovrebbe essere in 5 o 6 luoghi contemporaneamente ogni giorno e evidentemente deve fare delle scelte. Mi fa molto piacere essere qui dopo parecchi anni che con le professoresse Contempi e De Pero avevo partecipato a un vecchio progetto LIFE, perché allora mi occupavo di ambiente, di autorizzazioni ambientali, di rifiuti. Oggi faccio la parte dell'autorità di gestione per i fondi strutturali europei, in particolare per il FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è uno dei tre grandi programmi attraverso i quali Regione Lombardia gestisce i fondi strutturali. Ed è interessante poi, come cercherò di accennarvi in questo saluto introduttivo, la possibilità che attraverso questi fondi si vadano anche a finanziare attività di ricerca sulla economia circolare. L'interesse di Regione Lombardia per l'economia circolare viene da lontano, è un fatto che risale a poco dopo la pubblicazione dello storico pacchetto Closing the Loop alla fine del 2015. Poco dopo Regione Lombardia si impegnò come partner, anzi come un caso come partner e l'altro come capofila, in due progetti europei, un Horizon che andava sotto l'acronimo di SCREEN e un Interreg Europe che andava sotto l'acronimo di CIRCE. Al di là poi dei risultati di quei due progetti, l'interesse, la convergenza di attività sull'economia circolare hanno prodotto una serie di cose che sono ancora tangibili, ancora visibili. Non so metterli in ordine di importanza, però sicuramente una roadmap sulla ricerca e innovazione nell'economia circolare, un corposo documento in inglese di cui la Giunta ha approvato una sintesi in italiano, una carta di intenti, una manifestazione politica nota come la carta di Wrocław o di Breslavia in italiano, che fu firmata ai tempi dall'allora assessore responsabile Raffaele Cattaneo, e soprattutto un osservatorio regionale sull'economia circolare, in cui forse alcuni di voi sono coinvolti per almeno alcuni dei tavoli tematici,
visto che questo osservatorio spazia dal tema delle scorie di acciaieria alle plastiche, ai rifiuti da costruzione e demolizione, ai fanghi, eccetera. Questo, diciamo, è il passato recente. C'è poi un presente che è anche un futuro, insomma, che si presentano altrettanto interessanti. Il presente per noi sono le attività che, come Direzione Generale Università Ricerca e Innovazione, seguiamo all'interno del cosiddetto Piano Lombardia. Quel piano di investimenti che è stato lanciato con la legge regionale 9 del 2020, qualcuno se lo ricorderà, periodo del lockdown, grosse preoccupazioni per la tenuta del sistema socio-economico, un piano di investimenti da quasi 4 miliardi di euro, realizzato con uno slancio anche un po', come dire, generoso e poco preoccupato delle conseguenze amministrative da parte della politica. No, lo dico in battuta, perché la gestione di un piano da 4 miliardi di indebitamento è tutt'altro che semplice. Il piano è stato lanciato in sostanziale assenza di risorse, giustificato dal fatto che ogni euro speso per questo piano sarebbe andato ad accrescere il patrimonio pubblico. Infatti i beneficiari del programma sono invariabilmente enti locali e enti pubblici, maggior parte locali. All'interno di questo programma la nostra direzione segue un progetto in particolare che oggi ha una sua importanza, visto che poi nel pomeriggio si andrà a vedere qualche risultato di questo investimento, un investimento da 5 milioni di euro in un cosiddetto system integrator per l'economia circolare, frutto di una manifestazione di interesse a cui avevano partecipato Università di Milano, Milano Bicocca, Politecnico, CNR Stima e Università di Pavia, e che ha trovato una naturale convergenza sui temi dei RAE e delle plastiche. Poi il maggiore investimento, diciamo, fisico che avrebbe dovuto essere realizzato dall'Istituto Stima del CNR, poi per questioni di opportunità è stato in realtà trasferito qui a Brescia, e oggi vedremo parte di questi risultati. Da ultimo, un cenno sul futuro, il programma FESR di cui sono responsabile ha destinato per la prima volta, cioè la prima volta che in un ciclo di programmazione settennale, non era successo nella 14-20, o tantomeno ovviamente nella 7-13, è la prima volta che vengono destinate risorse importanti proprio con destinazione specifica all'economia circolare. 120 milioni di euro da spendere in un settennio, di cui 110 destinati alle imprese e 10 agli enti locali, secondo delle modalità che sono in via di definizione da parte delle direzioni competenti, la Direzione Generale Ambiente e la Direzione Sviluppo Economico. Quindi un'opportunità da non perdere. Gli organismi di ricerca devono giocare la loro parte nel supporto alle imprese attraverso soluzioni, diciamo, contrattuali che possano aiutare alcune nostre imprese a fare il salto di qualità. Noi saremo qui a vigilare, ad accompagnare, a promuovere queste iniziative. Cominciare da quella di oggi, che mi sembra davvero interessante, per cui ringrazio davvero Università Brescia, CSMT, per l'organizzazione della giornata. Grazie a tutti. E subito Carmen Di Santo, che rappresenta il cluster Energia Ambiente della Regione Lombardia, un importante stakeholder di progetto. Grazie mille, buongiorno a tutti. Sì, sono Carmen Di Santo, sono il direttore del cluster lombardo per l'energia e l'ambiente. Prima di iniziare volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori, il CSMT e soprattutto l'Università di Brescia, il Sacco Tempi, che ha tanto voluto organizzare questo evento, questo kick-off meeting, perché in realtà oggi è la giornata d'avvio del progetto, il progetto Tech for Lib, in cui ci ha coinvolto come cluster, un progetto per noi importante perché va a trattare un tema importante, che è quello della circular economy, quindi il recupero delle materie rare, materie importanti, essenziali,
per lo sviluppo economico di determinati settori, e non solo delle batterie, nel senso che le batterie hanno un impatto enorme nel settore automotive e nel settore anche energia rinnovabile, come potete ben immaginare. Prima di iniziare volevo giusto inquadrare il cluster, perché sono sicura che molti di voi non sanno che sia, cosa sia. Siamo semplicemente un'associazione no profit riconosciuta ufficialmente dalla Regione Lombardia e ci occupiamo di energia e ambiente. La caratteristica dei cluster è quello di avere all'interno non solo le imprese e le associazioni industriali, ma anche l'università e gli enti di ricerca, come la stessa Università di Brescia, lo stesso CSMT è associato al cluster. Per cui la missione del cluster è proprio quella di incentivare l'innovazione su tantissimi temi che appunto spaziano dall'energia all'ambiente, per cui potete immaginare la vastità dei temi di cui ci occupiamo. Giusto per dare alcuni spunti, recentemente abbiamo attivato due tavoli di lavoro, uno sul tema idrogeno e l'altro sul tema comunità energetiche, in cui partecipano proprio entrambe le anime, quindi ricerca e industria. Invece stiamo lavorando da tanti anni sul tema dei microinquinanti emergenti e delle microplastiche, dove anche la dottoressa De Piero è coinvolta. Non entro nel merito, mi fermo qua, ritorno sul tema delle batterie, perché appunto è un tema importante, la circular economy è trasversale a tutte le aree del cluster, e noi facciamo parte anche di vari network internazionali, tra cui AMBP, che è un acronimo che si riferisce a Advanced Material and Batteries Partnership, quindi una partnership europea che va proprio a lavorare sui materiali avanzati e progetti di ricerca e sviluppo per appunto materiali avanzati per incrementare la durabilità delle batterie, per innovare anche gli elementi che compongono le batterie. Inoltre alcuni partner, alcuni associati del cluster fanno parte anche del tavolo nazionale sulle materie prime critiche, che è stato voluto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, per cui anche a livello nazionale ci stiamo occupando di questo tema tramite i nostri associati. Ma arriviamo al perché è importante lavorare su questo tema. Ho individuato, cioè vi volevo raccontare due importanti elementi che sono molto semplici ma allo stesso modo importanti. La prima ragione è ambientale, ovviamente le batterie al litio sono una fonte preziosa di energia, ma se non vengono smaltite correttamente provocano dei danni ambientali importanti, danni ambientali quindi poi di conseguenza anche a livello umano, perché contengono sostanze chimiche tossiche. Do solamente un dato, potete immaginare che la Regione Lombardia è una delle regioni più industrializzate e più densamente popolate in Italia, la produzione di batterie esauste è molto elevata, parliamo di circa 22.000 tonnellate solo nel 2020. Di queste solo un terzo viene smaltita correttamente, per cui c'è ancora tantissimo lavoro da fare, per cui questo progetto è molto importante. Si stima che il fabbisogno di materie prime critiche a livello europeo sia dell'80%, cioè dipendiamo dai paesi esteri almeno per l'80%. Questo a livello europeo, non solo italiano. Per cui questo cosa comporta? Una fragilità estrema dell'Europa in contesto geopolitico che è molto complicato, soprattutto se consideriamo i recenti accadimenti Russia, Cina, eccetera. Per cui contribuire al recupero del litio, ma non solo, anche del nickel, è fondamentale. Volevo darvi un altro dato. La domanda di litio annua aumenterà di 56 volte al 2050. Questo per ovvie ragioni, no? Stiamo andando verso l'elettrico. Allo stesso modo anche il cobalto di 15 volte, le terre rare in generale, la domanda raddoppierà. Per cui c'è un bisogno concreto. Se noi fossimo bravi, quindi recupereremmo
il 100% di queste materie prime critiche, andremo a contribuire solo al 50% del fabbisogno europeo. Per cui questo ci dobbiamo lavorare tanto. E io ringrazio tutti i partner di questo progetto per appunto l'impegno e l'attività svolta. Chiudo qui solo invitandovi settimana prossima, martedì, al nostro convegno sulle comunità energetiche che si terrà a Milano, presso il CNR, vicino al Politecnico di Milano. Trovate sia sul sito del cluster il programma, ma abbiamo lasciato alcune locandine all'ingresso. Grazie mille. Adesso invitiamo il dottor Trichilo, che è il presidente gestione T, quindi oltre che un importante secondo di progetto è anche il padrone di casa. Lui ci ospita per questo evento. Il padrone di casa siamo in due, l'ha appena detto il rettore, ma anche il proprietario, proprio fisicamente, dell'immobile che ci ospita, quindi questo ci fa onore, oltre a essere nel campus universitario, anche di questo ci fa piacere. Dicevo, rimanendo nel sentimento di piacere, è chiaro che è un piacere, oltre che un onore, poter ospitare un evento così importante, ed è stato detto anche fondamentalmente strategico, non è retorica. Non è retorica poter dire che occuparsi di riciclo delle batterie a litio è stato riconosco tanto per il territorio, a livello locale, ma lasciatemi dire anche il planetario. È in dubbio, non soltanto per un fatto di circolo economy, ma anche pragmaticamente del fatto che, ad esempio, l'Italia non è fino ad oggi che disponga di molte miniere. Questa può essere una miniera, quindi è indubbiamente strategico. E la vostra presenza così numerosa e attenta testimonia il fatto che la consapevolezza c'è. E questo è già un bel punto di partenza, è indubbio. E come poteva il CSMT, Innovative Contamination Hub, che promuove l'innovazione sostenibile grazie alla ricerca applicata e al trasferimento tecnologico, non ospitare e non organizzare insieme all'Università di Brescia un evento come questo? Anche considerando che, è stato anche detto, ci abbiamo creduto a poco fin dall'inizio, infatti insieme al CNR Stima avevamo sposato il progetto, ritenendolo strategico, quello di realizzare appunto un laboratorio, come la dottoressa prima ha detto, e ci ha fatto piacere che fosse stata scelta come sede dal CNR il CSMD. Poter poi così avviare un progetto come questo del riciclo delle batterie, e non solo, perché addirittura potrebbe anche certamente incrementare comunque il know-how e la capacità di fare automazione e robotica in senso lato, anche più trasversale. E quindi questa è una ricaduta ulteriore di questo laboratorio che vedrete appunto nel pomeriggio. Seconda conferma dell'interesse, abbiamo sposato subito anche l'opportunità che il Ministero ci aveva dato di poter avviare un dottorato di ricerca proprio su questo, e quindi già a fine anno avevamo fatto le pratiche e tra l'altro quindi ora il giovane è stato identificato e parte anche quindi l'idea di poter insieme appunto a questo giovane, seguito dalla dottoressa Treccani, nostra che interverrà dopo, ci dà l'opportunità, come dicevo, no, è il piacere di poter contribuire a tutto questo. Ma a questo punto, detto questo, però, ci vedete in una riflessione di carattere più generale. La riflessione di carattere generale è che mai come oggi c'è bisogno di un approccio di sistema, perché la sostenibilità, al di là della retorica e della parola, per metterla in pratica richiede capacità di aggregare e mettere a fattor comune realtà pubbliche e private, mondo della ricerca e mondo dell'imprenditoria. Qui rappresentato, vedo molti noti e anche non noti fino ad ora, che testimoniano proprio questo. C'è bisogno finalmente di fare sistema in modo pratico e concreto. Noi oggi qui stiamo, quindi volevo dire proprio questo, rappresentare questo. E proprio perché è necessario proprio perché altrimenti i temi da trattare sono così complessi e articolati che
è già, diciamo, limitato progettarli, ancora di più attuarli, se non hai una visione di sistema, sistema trasversale, e addirittura mi piace dire sistema di sistemi, cioè nel senso che c'è il sistema accademico, il sistema del mondo imprenditoriale, il sistema appunto della ricerca, che si devono integrare fra di loro. Il ruolo del CSMT, di un polo di aggregazione, svolge come mai, o può svolgere come mai, una funzione di, no, di lubrificazione di tutto questo e di facilitazione di tutto questo. E c'è anche un'altra considerazione che mi viene di poter dire, che per far sì che tutto questo comunque sia efficace a livello di sistema e a livello quindi di organizzazioni, c'è anche un approccio individuale, lasciatemi dire, per certi versi anche privato. Dobbiamo, con uno spirito, con un pensiero, lasciatemi dire, alto, e una sensibilità etica, riuscire ognuno di noi, nel nostro individuo, a livello individuale volevo dire, superare quella naturale, diciamo, tendenza, no, a valorizzare se stessi e l'individuo, ma farlo a vantaggio del collettivo. Anche questo sembra retorica, ma se non si fa questo, di fatto, di nuovo, il concetto di sistema rimane pura parola. Ovvio che c'è l'interesse del ricercatore di valorizzare quello che ha ricercato, per soddisfazione anche, giustamente, individuale, guai non fosse. Ma il bello di questo è che sa che questa sua ricerca, i risultati di questa sua ricerca, può contribuire a un benessere collettivo e condiviso. Questo gli dà un valore ancora più alto. Ed è questo che secondo me muove l'uomo. L'uomo deve essere mosso da questo, al di là del fatto che giustamente ci saranno anche business, ci saranno opportunità. Guai non fosse, certo, anche perché quello serve, è un approccio, la sostenibilità è economica, prima di tutto, perché alimenta, ma giustamente è ambientale e sociale, ed è il bilanciamento e l'equilibrio di queste tre gambe che tengono il tavolino in piedi e non traballa. E questo equilibrio è richiesto all'uomo con la U maiuscola. E noi oggi siamo chiamati a questo. E la dimostrazione oggi concreta di questo incontro è quindi che uno, siamo in grado di fare sistema. Lo stiamo dimostrando. E abbiamo l'approccio sano, un approccio sano di condividere le nostre esperienze, i nostri desideri, lasciatemi dire le nostre speranze, con questo approccio e questa diciamo con questo sentimento che unisce quindi menti e cuori, in modo tale da poter, in maniera convinta, in maniera coesa, poterci dire: noi oggi ci stiamo costruendo un futuro nuovo. Noi oggi, per piccolo o grande che sia questo contributo, ma do un contributo a migliorare il mondo del futuro. È questo qualcosa di alto e di etico che ci deve muovere. Questa è l'energia sana, sana, per certi versi sacra, che ci deve fare da molla e che raccorda tutto questo, no? Proprio per costruire qualcosa di nuovo. E il CSMT è fiero di poter essere casa vostra, casa di tutto questo. E quindi, detto questo, con tanto entusiasmo e tanta passione, vi auguro buon lavoro. Grazie. Il professor Mostarelli purtroppo ha avuto un impegno improrogabile di salute, quindi la professoressa De Piero farà le sue veci come moderatrice. Indegnamente. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui con noi. Due parole sul professor Pietro, Piercarlo Muscarelli innanzitutto, che doveva essere qui perché il professor Muscarelli è ordinario presso il Dipartimento di Scienze Materiali dell'Università di Napoli Cocca, ma soprattutto era invitato qui e ci sarebbe fatto piacere, ma ci sarà sicuramente altra occasione, averlo con noi in quanto fondatore di GISER, che è il centro di riferimento del Consorzio Nazionale di Scienze e Tecnologia dei Materiali per i sistemi di accumulo elettrochimico di energia, che coinvolge di fatto la quasi totalità dei ricercatori accademici che si occupano di questo tema e che si propone come interlocutore nei confronti del tessuto industriale
il partner credibile per operazioni sinergiche che sicuramente si spera che si potranno mettere in atto molto presto. Come già accennato dai precedenti oratori, cioè, diciamo, quelli che hanno dato il benvenuto, il tema è sicuramente molto importante, il tema del recupero del litio, che sappiamo sta crescendo in modo impressionante, soprattutto in quanto viene utilizzato nei veicoli elettrici, però ricordo che in realtà il litio è anche utilizzato nei smartphone, nei computer e in realtà anche molto in altre industrie come nel ceramico e ricordo al professor Castelli anche come farmaco e quindi in realtà ha una rilevanza diciamo strategica e tecnologica in diversi e tantissimi settori e ambiti. Quindi noi dobbiamo certamente puntare a ridurre la dipendenza dalle fonti primarie e quindi sviluppare questi processi di recupero che sono però complessi, come appunto vi ha già ricordato, complessi sia dal punto di vista della tecnologia che per la preparazione dei materiali, come poi ci verrà detto. Inoltre abbiamo dal punto di vista industriale una problema di dimensione del mercato che ancora non è sufficiente a giustificare gli importanti investimenti che si dovrebbero fare, vista la difficoltà di queste operazioni di recupero e che quindi hanno sicuramente anche bisogno di un supporto della politica e ringraziamo molto la presenza così numerosa di rappresentanti di regione Lombardia, con cui ci conosciamo da tanti anni e che abbiamo avuto modo di apprezzare per la sua attenzione su questi sui temi in generale della ricerca. E poi appunto anche per la mancanza di normative, ricordiamo, quindi in questo momento, come si diceva, bisogna fare il sistema e bisogna mettere tutte le competenze a disposizione. Di questo bisogna essere grati alla professoressa Contempi che è riuscita a mettere insieme tutte queste diverse competenze che sono qui oggi presenti, perché soltanto sicuramente attraverso una sinergia comune si potrà trovare le risposte. Ricordo a questo punto anche che sempre grazie alla professoressa Contempi questo evento è stato inserito in Bergamo e Brescia, città della cultura, di cui ci onoriamo quest'anno appunto di partecipare. Visto i numerosi interventi e i tempi molto stretti, chiedo di postare tutte le domande possibilmente alla fine degli interventi e magari la discussione potrà sicuramente essere portata avanti durante il pranzo. Introduco a questo punto il primo oratore, prima oratrice, che sarà l'unico intervento in inglese. La professoressa Alessandra Hull ha una formazione in storia e filosofia della scienza e in diritto ed economia internazionale e ha coordinato diverse iniziative nazionali, europee e internazionali sulle materie prime critiche. Dal 2017 è CEO della Fondazione per i Metalli Rari che si dedica a promuovere la ricerca e lo sviluppo di materiali critici con un focus sulla gestione più sostenibile di queste risorse. Con questo obiettivo la Fondazione sponsorizza e organizza conferenze, workshop, pubblica studi e sondaggi, coordina progetti nel campo degli elementi rari e critici, conferisce corsi di studio e sovvenzioni educative in aree rilevanti per il focus tematico della Fondazione stessa. Alessandra è inoltre membro del gruppo di lavoro Sustainable Development Goals Delivery, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che promuove l'integrazione economica paneuropea. Siamo veramente molto onorati di averti con noi. Thank you for being with us today and I give you the floor. Thank you very much for the kind introduction. I think your workshop looks most exciting and I would really like to follow it. Unfortunately, my Italian is very, very limited. But I hope for another time. I think it's a really nice program and thank you for inviting me. I'm quickly going to share my window. You don't see my slides, right? Right.
You don't see them. Sorry, it we just tested it before and it worked. Let me try again. It's always the same, no? You test it, everything works. So now maybe? Yeah. Okay. Yeah. Now I'm going to the presenter view. Okay, super. And now is it full screen? No, just put in presentation mode. Sorry for the delay. I think you all have been so punctual now. Just share. So just put in presentation mode, it should work. Yes, I did before, but now. Do you have a multiple screen? No, I just have one, and that's. Let me try one more time. Now, huh? Right. Yes. Perfect. Great. So, thanks again. I'll make up for the time. So thanks for the invitation. I want to give a brief introduction today on critical raw materials initiatives in Europe and also in other parts of the world, and make a bit the link of battery raw materials recycling with criticality. And as some of you might know, 2 weeks ago, there was an update of the EU assessment that is usually done on critical raw materials, and it was published on February 16th in the framework of a so-called Critical Raw Materials Act issued by the EU. Here on this map, you see this new updated overview on critical raw materials for Europe, and it contains a graphic showing the different supply dependencies. So everything you see here in blue are the supplying states of a majority of a specific critical raw materials to the EU. Now, if we come to the battery value chains, the problem or the supply dependency is not only on the extraction stage, but as you see here in this, this is a report from the Joint Research Center of 2020, there is a certain supply concentration on where we get the raw materials from in the extraction stage. Here you see in this first stage on the left, with the EU not producing a lot of these materials in the extraction stage and a clear dominance of China. But then this picture also continues throughout the value chains. So in the stage of the processing of the materials, in the stage of assembling the components and assembling the whole battery. So when we talk about critical raw materials today in the connection to clean energy technologies and of batteries, this has gotten a huge attention recently, now with the Critical Raw Materials Act, but also before, already starting with the trade wars between the US and China, and now, of course, also fueled through the ongoing war by Russia in Ukraine. But critical raw materials have been something that the world was already occupied with before, and usually it appeared in a context of defense or warfare. So already in 1939, the US had something called a Strategic and Critical Materials Stockpiling Act, looking to secure their supply of critical raw materials in a world of tension and war. And then after the Second World War, when there was a multilateral trading system and more peace in the world, the topic lost a bit its attention in the international arena. There was a small rise on the topic, a little bit from a different angle in the 1970s with the oil crisis and the notion that
the materials on our planet might be limited, and there are certain limits to economic growth, which then was not so much in a trend anymore, and especially afterwards with the end of the Cold War, the liberal trading system, there was not a lot of attention on these topics until it started again in the early 2000s, especially with the view on an energy transition and the knowledge or the forecast that we will probably at some point substitute fossil fuels by renewable energies, and that these energies will need a completely different kind of raw materials, and also the digitalization starting. The first were actually the Japanese founding the Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, which already looked into supply risks. And then in 2008, the US followed with a report on minerals, critical minerals, and the US economy, first defining the concept of critical raw materials. And in 2011, the EU, that was after the rare earth crisis, where China imposed export restrictions on rare earth, the EU published its first list of critical raw materials, and other countries successively followed. Today, we have institutes and observatories on critical raw materials in Korea, India, UK, France, Canada, all kinds of also separate nations within the EU. Now, today, we have another push on that topic, which I think is highlighted by the US Inflation Reduction Act, where you clearly have protectionist policies and also subsidies into local production of clean energy technologies of electric mobility and local production on the local sourcing of it. And the EU critical raw materials goes in a very similar direction, has also by some observers be noted as a response to this US Inflation Reduction Act. So current developments is, I think we can see a weaponization of raw materials. So they are used as in the gas in Russia, for example, but also in critical raw materials as a form of sanctions on the international arena. We see an increased protectionism. There's increased subsidization of domestic industries in the clean energy sectors, but also in the raw materials sectors. A tendency towards strategic partnerships with like-minded countries, and potentially also a transition to a more circular economy. And I will elaborate on this a little bit more. And I think here's also a very direct connection to the topic of your conference and the topics most of you probably working in. This is an excerpt of the International Energy Agency's policy tracker. So this is on this link. It's most interesting. You can click on it, and the IEA has listed all worldwide policies on critical raw materials. And here you see only those of the EU, which have started. We've said it before. The EU has started to look into critical raw materials in 2008 with the European Raw Materials Initiatives that had three pillars: looking into access to global markets, domestic sourcing, and recycling. Then what is also important for the topic you're working on is the EU Sustainable Batteries Regulation in 2022, which was for the first time is suggesting targets, collection targets, recycling targets for specific raw materials such as cobalt or lithium. And then not updated here in this list yet is this Critical Raw Materials Act that we are having a special focus on here today, which was just published and hence not in this list yet. Then you see there are recurring lists of critical raw materials, which are at the core of the EU policies and inform policymakers and the industry on their raw materials list. Now, which materials are critical for the EU? This is the 2023 assessment. And what I have done here is marking five battery materials: lithium, cobalt, manganese, nickel, and natural graphite with a little circle. So you see all five of them are or
Yeah, but they are critical. So they, how they assess it is that on the y-axis, they map the supply risk of the raw material, and on the x-axis, they map the economic importance. And then if the raw materials is over a certain threshold, which you see here in these two lines, then it's supposed, then it's assessed as being critical. And you see that four of these five battery raw materials actually make this threshold. One, nickel, does not make it. But we will see that it's nevertheless here typed in red, and we will see in a minute why this is the case. So how does the EU assess this? It's basically looking at this economic importance on one hand and the supply risk on the other hand. Just in very short, the economic importance is determined by the sectors the raw materials are relevant for and the value added by this sector, and the availability of substitutes, so which other raw materials or technologies can be used to provide the same function. And then on the other hand, the supply risk axis, which looks at global supply and EU sourcing with the Herfindahl-Hirschmann index, that's a country concentration, so how much of a raw materials comes from a single country. That is what we saw just before in the map, both on global level and related to EU imports. The import reliance on a certain raw material, trade restrictions that might be in place or not, and bottlenecks. And also a recycling rate, so because the recycling, obviously, can add to the supply of a raw material. And now in the Raw Materials Act, there has been introduced a new category, which is called strategic raw materials. And there was a lot of debate always before that the critical raw materials just looked at the current economic sectors, the current importance. So this has now been changed with this strategic raw materials definition, which also looked at expected global demand for relevant technologies and overall how much a certain raw material contributes to a strategic technology. And these strategic technologies are defined as defense and space applications and the green and digital transition. And then, according to this definition, you see that 16 materials are deemed to be strategical, and nickel is also among them, and all the other raw materials that we have before circled in blue, all of these battery raw materials are today assessed to be strategic raw materials. So what does the EU now do to mitigate, to lower these risks related to these strategic raw materials and the critical raw materials? So one is the partnership with selected countries. They call it a CRM club, according to the new regulation proposal. There's investment in strategic sectors. There is talk about strategic stockpiling that should be discussed and supervised by a board. And there are very clear targets for strategic raw materials in the proposal. At least 10% of the EU demand should be extracted in the EU, at least of strategic raw materials, at least 40% processed in the EU, and at least 15% recycled. And in every step of the value chain, for every raw material, of every strategic raw material, not more than 65% should come from one specific country. So diversification. Another driver, so we see these recycling targets, which I think are quite ambitious, which is good. And another policy driver for battery recycling, as some of you certainly know, is the EU battery regulation that should come in place in 2024. It's a part of the package of the Circular Economy Action Plan, which prescribes recycling efficiencies for certain raw materials in lithium iron batteries and other batteries, material recovery targets, and also recycled content. So input for new batteries are also prescribed in this proposed regulation. This is now we have looked at the drivers from a policy perspective, and which I think show that there's
increasing push for recycling and circularity. And now I also want to briefly look at the other perspective, the bottom-up perspective, how economic actors actually look at their supply risks and what role recycling in a circular economy could play there. I'm part of a project which is called International Roundtable on Materials Criticality, IRTC. You see here this nice blue logo. And we have a cross-border collaboration on criticality and critical raw materials. And one thing that we have done in this project is to define the types of risks for economic actors related to raw materials. And we have basically, in collaboration with companies, defined three of them. One is the decreased physical accessibility of a raw material, price changes, price volatilities, and the possibility to experience a reputation damage by the use of a certain raw material. And around that, we have developed a model which shows the relationship. So from the root cause for any of these risks until, you know, to the damage, and the damage is always unstable operation of the company, or maybe also a nation state actor, which comes by decreased profitability. And the root cause is an event. And for example, for the decreased physical accessibility, this is then caused by disrupted supply of value chain actor where not enough alternative suppliers are available, and the effect is not being able to deliver, and this then leads to the damage. Why I'm showing this is that we use this model in order to look at different risk factors and where and how they become effective in this depiction of how supplier risks emerge. And it also helps us to look at how economic actors can decrease their exposure to these risks. So if we have a big list of mitigation measures that companies usually use, so one for mitigating raw materials risks. One is, for example, using certification to mitigate environmental or social risks, or develop substitutes, or diversify the demand, or maybe strategic stockpiling to have some backup supply available in times of crisis, or of course, recycling and other circular economy strategies. These strategies become now effective at different parts of the value chain, of this risk chain. So for example, improving trade relations can actually mitigate the root cause that you have a disrupted supply from the beginning. While diversifying the supply could still lead to supply disruption somewhere, but it would not affect the economic actors in case he or she has diversified the supply early enough. Then stockpiling does not change, for example, higher prices on the market, but it protects the actor in some way of this because they have their own raw materials available in their stockpile. And the last resort of action is always passing on the cost to customers, where all these things happen. So all these risks actually become true, but the damage is just passed on the customer. And then on top of this chronological, where you can see where actually the mitigation measures become effective, they can also be matched to the different risk types. So, for example, stockpiling might help to mitigate supply chain disruption. It also might help to mitigate price risks, but not so much environmental or social risks. Where, for example, transparency in the supply chain might help to mitigate environmental and social risks. So when we look then how these strategies become effective for the different risk types, we see that increasing circularity or increasing recycling together with domestic sourcing is actually has the potential to protect from all the three risk types. So it can stabilize prices. It definitely adds to primary supply and thus can
help to mitigate physical supply risks, and because it has a lower CO2 footprint and you usually know where you recycle and under which conditions, it also can help substantially to mitigate reputational risks. So at the moment, I think my takeaway message is that at the moment we have unprecedented good conditions for circular batteries because they are worldwide exploding demand for them. The decarbonization goals of basically all major economies that are becoming more and more urgent. There are increased policy drivers to reduce environmental impacts in value chains. The EU has a strong focus on fostering strategic sectors. There are regulations for strengthening domestic supply. And of course, recycling in the own country can also be a part of domestic supply. There's a strong interest to keep raw materials within the economic systems. And the circular strategies contribute to the mitigation of all main risk types associated to critical raw materials. That was my takeaway message. I also would like to make an advertisement because in this IRTC project where we look at all these types of risks and also how policy and governance plays into raw materials risks and the company strategies to mitigate them, we're having a regular conference, and the next edition in 2024 will actually take place in Torino. So it might be of interest for some of you to join this dialogue more with industry researchers and policymakers. Thank you. Thank you, Alessandra, for the presentation and the very interesting information you give us. We hope you can share the slides so we can distribute to the participants. This is possible. Thank you a lot again. And then I see you will come in Italy pretty soon, maybe, so you have the chance to pass to Brescia. And of course, you will be very welcome to visit us. I would be happy. Okay. Thank you again. It's a nice city, so we really hope to. Okay. I have never been there, but I hope I can. Thank you. Thank you again. And see you soon in Italy. Passiamo ora al secondo intervento, che è il professor Ivan Alessandri, ordinario di Fondamenti Chimici per Tecnologie del Dipartimento di Informazione dell'Università di Brescia e ricercatore del centro GISEL, di cui ho parlato l'introduzione, di NSTM. Oggi presenterà il progetto Cariplo Tecnoli. Io sento uno stralli. Perché è il punto terzo. Ah, ok, perfetto. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti. Io oggi dovrò fare una semplice, brevissima presentazione di una decina di minuti sul progetto, che come già sapete è un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo nell'ambito di questo bando sull'economia circolare, un bando dello scorso anno, un progetto di durata triennale. È coordinato, come sapete, dalla professoressa Elsa Bontempi dell'Università di Brescia, che è capofila di questo progetto, e poi questo progetto ha anche altri due partner accademici. Uno è la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, una delle eccellenze del mondo accademico italiano, e l'altro è il consorzio INSTM, il Consorzio per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, che diciamo raggruppa, associa diversi gruppi di ricerca attivi nello studio della scienza dei materiali in una cinquantina di università sul panorama nazionale, e di cui anch'io ho il piacere e il privilegio di far parte da ormai più di 20 anni. Riguardo al progetto, vado abbastanza veloce, un progetto di economia circolare, e sostanzialmente si propone di andare a recuperare gran parte di questi critical raw materials di cui parlava Alessandro nell'intervento precedente, quindi fondamentalmente litio, cobalto e ferro che stanno all'interno di queste batterie litio esauste. E per fare questo, naturalmente, si utilizzerà da un lato un metodo innovativo messo a punto dalla professoressa Montempi, che si basa sull'attivazione della black mass attraverso le microonde, di cui parlerà più diffusamente
la professoressa Contempi in un prossimo intervento, e dall'altro lato ci sarà una fase di estrazione di questi metalli dalla black mass attivata, e procederà attraverso l'utilizzo di acidi organici che provengono quindi da food waste fondamentalmente. Quindi di fatto questo progetto cerca di intercettare, di occuparsi due grandi tematiche che stanno alla base di qualsiasi modello di sviluppo sostenibile. Da un lato il grosso problema di critical raw materials, che è stato già affrontato precedentemente, e dall'altro appunto anche questo problema non meno rilevante che riguarda appunto gli scarti di origine alimentare. Allora, sul primo problema di critical raw materials, non aggiungo molto altro rispetto a quello che è già stato detto sia da Alessandra sia da Carmine Santo precedentemente. Stiamo parlando di, per dirla in linguaggio chimico, questo è il vero fattore limitante, no? Che limita la transizione energetica. Di fatto avremo un fabbisogno via via sempre maggiore, i numeri sono impressionanti, se ci pensiamo stiamo andando a chiedere, abbiamo un fabbisogno che è superiore in molti di questi materiali, ad esempio il rame, il litio, a tutto quello che è stato il fabbisogno dell'umanità nei millenni precedenti. Quindi, di fatto è un problema veramente importante, è una sfida particolarmente urgente, e quindi diciamo che tutto il discorso legato al mining urbano, di cui si parlava anche prima, diventa rilevante quantomeno per mitigare, come diceva anche Carmine di Santo, non è la risoluzione definitiva al problema, però ci può dare una grossa mano. E vedete che di fatto anche da questi dati, l'abbiamo già detto prima, le batterie a litio sono diffuse ubiquitariamente, no? In tutti i dispositivi, computer, laptop, eccetera, ma ovviamente anche le direttive europee sull'elettrificazione dei veicoli leggeri, chiaramente ci sarà anche il problema relativo al comparto auto, alle batterie del comparto auto. Vedete che anche queste rappresentano una vera e propria miniera, okay, in termini di critical raw materials e non solo. E quindi chiaramente dobbiamo porci un po' questo problema, anche il problema di creare una filiera, di cui siamo ancora abbastanza carenti in Italia, per il recupero di queste batterie. Quindi questo progetto ha anche un po' questo scopo. E sul discorso della la prima parte, il discorso dell'estrazione, qui vedete quello che è un po' lo stato dell'arte del trattamento della black mass. Non sto a dire molto perché poi ci saranno altri interventi su questo, quindi lascio spazio, però semplicemente per dire che una grossa parte dell'attività del progetto, quella curata in prima persona dalla professoressa Contempi, cercherà appunto di presentare un'alternativa basata sull'uso delle microonde a quelli che sono i metodi tradizionalmente utilizzati per l'attivazione, diciamo così, della black mass, che sono basati fondamentalmente su tecniche pirometallurgiche o idrometallurgiche. E io mi focalizzerò invece un po' di più sull'attività del gruppo INSTM che riguarda l'estrazione di questi metalli dalle black mass utilizzando acidi organici, perché appunto in questo modo andiamo a cercare di ovviamente affrontare e mitigare il tema del food waste. Anche questo ha dei numeri impressionanti, se pensiamo che un terzo del cibo che viene prodotto su scala mondiale ogni anno viene sprecato, e di fatto oltre al danno economico, sociale e quant'altro, dobbiamo anche considerare il fatto che madre natura, che è il chimico migliore che abbiamo a disposizione, ci mette a disposizione delle molecole che sono ad alto valore aggiunto, sono dei veri e propri fine chemicals, e di fatto prima di farli diventare CO2, gas serra, perché in questo momento stiamo facendo questo, buttandoli via, potremmo ancora cercare di sfruttarli un po'. Ad esempio, intanto per partire un po' da quello che è il background di questo gruppo di ricerca, i gusci dei crostacei vengono sprecati, solo in Europa vedete sono 750.000 tonnellate di gusci di crostacei che diventano rifiuti ogni anno, ma dal guscio di crostaceo, questi sono fatti di esoscheletro, sono fatti da chitina, quindi dalla chitina si può ricavare il chitosano, che è una molecola particolarmente interessante, tante belle proprietà antibatteriche, tante applicazioni, quindi anche nel nostro gruppo abbiamo sfruttato il chitosano estratto da questi gusci per fare sia hydrogel, che ci consentono poi di fare da un po' da spugne, da assorbitori, quindi di andare a
abbattere gli impianti in matrice acquosa, anche emergenti, e dall'altro lato trasformare il chitosano in forma di nanoparticelle per andare a rendere determinate piante più resistenti verso alcuni tipi di virosi. Quindi ci sono tante possibilità e nell'ambito, per esempio, dell'ortofrutta, diciamo così, il comparto ortofrutta, gli acidi organici in particolare, ci sono tante possibilità anche qui, ma in particolare gli acidi organici, quindi acido citrico, acido malico, acido ascorbico, sono particolarmente efficienti per andare a complessare metalli pesanti. Quindi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare qualcosa anche nella rimozione del cromo esavalente, un progetto che è stato poi anche oggetto di brevettazione, preparare filtri e abbattitori interamente basati su food waste material. Quindi questo sarà un po' il punto di partenza e la parte del progetto in cui si occuperà il MISTEM. Qui trovate uno schema generale che riassume un po' tutta la filiera del progetto. Se volete vedere una versione più bella, animata, eccetera, io sono un degno rappresentante 2D, ma vi consiglio di vedere il video che ha fatto la professoressa Pontente, che ho visto scoperto anche l'altro giorno, è presente anche sul sito delle iniziative Brescia Bergamo 2023. Quindi questo vi dà una versione già un po' più avanzata e meglio curata graficamente del progetto, però fondamentalmente due step dal punto di vista della ricerca pratica. Il discorso, dicevamo prima, della black mass, e abbiamo dei buoni dati preliminari, perché appunto il gruppo della professoressa Buontempi, già semplicemente utilizzando un forma microonde da cucina e con, diciamo, un po' di trucchi particolari di quelli che non sto a svelare, eccetera, di fatto è riuscita ad attivare molto bene la black mass, e questo ci consente di estrarre il litio direttamente con l'acqua, quindi un processo a bassissimo impatto ambientale. Questo è stato anche oggetto, è stato premiato proprio anche dalla comunità europea, oggetto di brevetto. E dall'altro lato c'è appunto il secondo step, che è quello di cui vi parlavo prima, quindi l'estrazione degli altri metalli utilizzando a partire da biomassa. Ovviamente l'acido malico può essere anche più convenientemente prodotto per via un bioreattore, eccetera. Questa è un'indicazione un po' più strutturata di quelli che sono i task, le attività, operative del progetto, chi fa cosa. Fondamentalmente, quindi vedete che UIBS, l'Università di Brescia, si occuperà fondamentalmente della raccolta di queste batterie d'acqua, del trattamento della black mass. INSPM si occuperà, come dicevo prima, dell'estrazione con acidi organici, e poi molto importante il ruolo della Scuola Superiore Sant'Anna, che in qualche modo cercherà di andare a valutare la sostenibilità complessiva dell'intera filiera, dell'intero processo. Poi ovviamente ci sono task dedicati al project management e alla comunicazione, che sono altrettanto importanti. Ma la cosa ancora più importante è che, come tutti sappiamo, i progetti si muovono sulle teste, con le teste e con le gambe dei ricercatori, quindi molto importante il fatto che questo progetto darà modo a 7 giovani ricercatori di operare su queste tematiche. Questi sono gli obiettivi, molto ambiziosi. L'asticella è posta sempre più in alto, anche più alta di quella che aveva mostrato prima Alessandro Kuhl, quelli che sono gli obiettivi della comunità europea. Però abbiamo, una buona base di partenza, dei dati particolarmente incoraggianti. Questo è uno schema generale. Poi naturalmente tutte queste informazioni più nel dettaglio le trovate c'è un sito attualmente provvisorio del progetto, quindi potete fare riferimento a quello che ho indicato in precedenza. Chiudo con questa slide che avete già visto prima. Ho aggiunto Gisel, che fa un po' da catalizzatore, già presentato prima dalla professoressa De Pero. Non solo per far vedere tutti gli stakeholder e i membri di quello che è l'advisory board del progetto, naturalmente dedicare un minuto a testa a tutti questi significherebbe prendere tutto il tempo, quindi evito un po', sono già stati presentati, ma anche per dire che effettivamente, come avete visto anche dal programma di oggi, sono stati invitati anche ricercatori che lavorano su altri progetti, sempre affini a questa tematica, proprio perché
crediamo fortemente, lo dicevo prima anche il dottor Trichio, che sia molto importante fare il sistema, quindi che è un progetto estremamente inclusivo, lo dico, mi rivolgo anche a tutto l'audience, e quindi chiunque avesse idea, voglia di partecipare, input da offrirci, naturalmente è il benvenuto. Io non mi dilungo oltre, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Grazie. Ambizioso, ma noi siamo ambiziosi. Chiamo adesso, passo la parola a Chiara Ferrara, ricercatore di chimica fisica dell'Università degli Studi di Milano di Cocca. Chiara è responsabile del progetto Colibri, giusto? E Cado Recovery Lithium Ion Battery Recycling, quindi molto in tema, quindi un contributo, come diceva giustamente Ivano prima, che completa anche la nostra parte, quindi è molto bello avere questa possibilità di scambiarsi idee sui progetti, e finanziato anche questa fondazione Carico nel 2021 nell'ambito sempre del bando Economia Circolare Ricerca per il Futuro Sostenibile. Prego. Buongiorno a tutti e grazie ancora prima di tutto a Elsa per l'invito. Elsa mi ha chiesto un'introduzione, quindi facciamo un passo indietro rispetto alla presentazione di Ivano per spiegarvi quello di cui stiamo parlando nel dettaglio e anche approfondire le tematiche che sono già state citate, come quelle di critical raw materials e della trasversalità proprio delle problematiche che dobbiamo affrontare. Quindi partiamo dall'inizio. Che cosa sono le batterie a ioni litio di cui stiamo parlando? Sono batterie secondarie, quindi ricaricabili, che è la chiave del loro successo e diffusione. A livello di funzionamento, quindi, lo schema è quello classico di una batteria. Abbiamo i due elettrodi separati, uniti da un'elettrolita. E dal mio punto di vista, proprio la chiave del funzionamento delle batterie a ioni litio sono gli elettrodi, che permettono quello che vedete nell'animazione, ovvero l'inserimento degli ioni litio che riescono ad andare da un elettrodo all'altro, quindi nei cicli di carica e scarica in modo reversibile, e allo stesso tempo di convogliare gli elettroni nel circuito esterno, quindi elettroni che possiamo o richiedere o fornire al sistema nei cicli di carica e scarica. E se lo schema di funzionamento sembra quindi semplice, però pensare e produrre dei materiali che siano in grado di sostenere queste ossidazioni e riduzioni con l'inserimento e l'inserimento di ioni litio non è banale. E in effetti sono proprio gli elettrodi che determinano poi le caratteristiche della batteria in termini di carica erogabile, di potenziale operativo, il contenuto di energia e i cicli di vita supportabili. Quali sono quindi questi materiali? All'anodo abbiamo grafite, dal momento della loro commercializzazione nei primi anni 90, e tuttora noi utilizziamo questo materiale che è un po' il benchmark, nel senso che non si è ancora riusciti a trovare un materiale che riesca a superare la combinazione di caratteristiche della grafite. Per quanto riguarda invece il catodo, quindi l'altro elettrodo, all'inizio è stato proposto il litio cobalto ossido, che è rappresentato in figura nella struttura in blu, quindi sempre un materiale a strati dove il litio può entrare e uscire in questi layer. Dicevo, questo è il primo materiale che è stato proposto, ma negli anni ne sono stati proposti altri per cercare di sostituire parte del cobalto, e vedremo perché, con una sostituzione di nichele manganese, fino a poi arrivare a altri materiali proprio che non presentano dei layer per la diffusione del litio, ma dei canali come olivine e spinelli. Quindi tanti catodi con performance e proprietà diverse, che rendono quindi le batterie anche molto flessibili in termini di possibili proprietà che hanno al fine applicativo. Dove siamo ora? Quindi noi ora abbiamo a che fare con questo tipo di schema di funzionamento e questo tipo di materiali. Dove andiamo nel futuro? Sono state delineate dall'Unione Europea delle generazioni di batterie basate sui materiali appunto in esse contenute, e molto in breve, nel breve futuro, quello con cui avremo a che fare sono le batterie così come le conosciamo ora, più o meno con gli stessi materiali che conosciamo ora. Quindi
faremo affidamento su grafite e ossidi a base cobalto parzialmente sostituiti con nichel e manganese soprattutto. Abbiamo bisogno di queste batterie? Assolutamente sì, e questo ce lo dicono le analisi di mercato, perché le prospettive di domanda globale di batterie, mostro solo un grafico ma credo sia molto chiaro, hanno una fortissima crescita nel breve termine, quindi entro il 2030, diversificati in diversi settori applicativi dominati dall'autotrasporto, e questo è rispecchiato anche a livello globale. Quindi ovunque ne avremo bisogno, ne avremo bisogno tanto, con una forte espansione. A questo ovviamente corrisponde un bisogno di materiali che servono per costruire queste batterie, quelli che in particolare abbiamo mostrato fino ad ora, per esempio per i catodi dominati appunto da questi ossidi di nichel, cobalto e manganese. Quindi sembra che abbiamo una tecnologia che funziona molto bene, ne abbiamo tanto bisogno, perché abbiamo un problema. Abbiamo un problema innanzitutto di costi e di produzione di questi materiali. Questo grafico che mostra i costi delle materie prime necessarie per produrre in particolare i catodi, vedete che sono in forte crescita nel brevissimo periodo, dal 2018 fino ad ora. E non sono dettati solo dalla forte domanda, sono dettati da proprio delle criticità nel rifornirci di queste materie prime. E mi focalizzerò per mancanza di tempo solo sul litio e il cobalto, che però vedete sono appunto tra i più strategici e critici. Il litio infatti sulla crosta terrestre non è particolarmente abbondante, non viene estratto dalle acque oceaniche perché non è attualmente vantaggioso e si trova sostanzialmente in Sud America. I più grossi depositi sono lì in forma di acque salmastre superficiali, in zone desertiche ad alta quota, quindi si trova in forma di sali solubili. In queste zone che appunto costituiscono anche ecosistemi estremamente delicati e complessi. L'estrazione del litio non è un processo complicato, è abbastanza semplice, per darvi un'idea è in analogia con le saline a cui siamo abituati, diciamo, nel sud Italia, ma è un processo che richiede significativi quantitativi di acqua in zone che, come vi ho detto, sono già desertiche, quindi ha un estremo e forte impatto ambientale. Impatto ambientale che è già ben riportato e studiato a livello scientifico, e a questo impatto ambientale che è stato appunto studiato e riportato si aggiungono insomma anche le proteste delle popolazioni locali, spesso coinvolte loro malgrado in questo utilizzo dell'acqua. Tuttavia a questi studi, a queste anche manifestazioni, fino ad ora non hanno riscontro in azioni di politiche o strategiche dei governi coinvolti. Quindi ad ora l'estrazione di litio non viene ristretta da questo tipo di considerazioni. La situazione invece per il cobalto è ancora più critica, perché il cobalto ha una disponibilità a livello geologico simile a quella del litio, ma è ancora più localizzato proprio a livello di crosta terrestre, e inoltre non si trova in forma di sali solubili, ma come impurezza in minerali di nichel e rame soprattutto. Queste sono le riserve stimate, che come vedete sono sostanzialmente relative alla Repubblica, non si legge forse, Democratica del Congo, il 50%, e attualmente i tre quarti del cobalto estratti a livello mondiale provengono dal Congo per essere usati nel settore delle batterie. Quindi c'è una correlazione molto netta e precisa. Purtroppo dobbiamo tener conto anche dell'instabilità politica del Congo e del fatto che sia afflitto da diversi conflitti interni e guerriglie, spesso associati all'attività mineraria, come mostrato appunto anche nelle presentazioni precedenti. Inoltre l'attività di estrazione del cobalto è sì industrializzata, ma è anche molto ben riportato come attorno letteralmente alle attività, agli impianti industriali, fiorisca l'attività di artisanal mining, che è definito come l'attività estrattiva non supportata da mezzi meccanizzati, che coinvolge gran parte di lavoratori bambini. Quindi l'estrazione del cobalto è sicuramente
ha sicuramente delle implicazioni ambientali, come potete immaginare, ma soprattutto etiche per appunto lo sfruttamento del lavoro e lo sfruttamento del lavoro minorile. Quindi è qualcosa, insomma, di significativo di cui tenere conto. Questa situazione, come dicevo, è molto ben riportata da diversi report, e diversamente dal litio qua sembra che qualcosa si muova, non direttamente dal governo congolese, ma per le pressioni internazionali, perché comunque sia negli Stati Uniti che in Unione Europea si sta muovendo nel verso di, ma anche iniziative di compagnie private, di muoversi verso una trasparenza richiesta di sostenibilità, e quindi è possibile che per appunto una pressione imposta sul Congo ci sia qualcosa poi che si muoverà. Questo però avrà a che fare con un ulteriore restringimento della disponibilità di cobalto sostenibile, disponibile, e sui costi, ovviamente. Perché tutto questo ci interessa? Dico ci dal punto di vista Unione Europea. Perché la nostra situazione è questa. Noi non abbiamo sostanzialmente depositi significativi di litio e cobalto all'interno del territorio europeo, che infatti rientrano nella lista dei critical raw materials e nel critical raw materials act, che è di una decina di giorni fa. Abbiamo però un fortissimo mercato, il quello in più forte espansione del settore dell'autotrasporto, anche perché è sospinto dalle politiche di incentivo proprio per lo European Green Deal. E allo stesso tempo, c'è una forte volontà di entrare nel settore della produzione di batterie da parte dell'Unione Europea. E tutto questo si è concretizzato in una serie di iniziative che coprono bene o male tutti i TRL, che dimostrano appunto la ferma volontà e il supporto anche economico dell'Unione Europea a questo, diciamo, quadro d'insieme. Un altro aspetto però che non ho citato finora, ma è molto importante, riguarda quello che è la gestione delle batterie a fine vita, che è un tema, appunto, il tema in realtà di oggi, che è già stato toccato da un po' di oratori, ma volevo dare anche questo spunto di riflessione, ovvero quello che riguarda la regolamentazione. Attualmente in Unione Europea non c'è un sistema di raccolta e riciclo sistematico né normato delle batterie a ion litio, perché la direttiva in vigore non le contemplava sostanzialmente, perché è troppo vecchia, è del 2006. Ma del 2020, dicembre 2020, c'è questa bozza di regolamentazione su cui c'è un accordo formale e forse verrà approvata durante l'anno corrente, che regolamenta proprio la gestione delle batterie a fine vita, e tutta incentrata sulle batterie a ion litio. Perché è importante e perché sottolineo questo? Perché si vuole passare da un'ottica di appunto discarica, come citato anche da Ivano, a un'ottica di riuso e riciclo. E il riuso e riciclo, quindi nell'ottica di questa economia circolare, per aumentare la sostenibilità, è anche fatto proprio per avere e implementare quest'ottica dell'urban mining, quindi dell'utilizzare un rifiuto come miniera vera e propria di materiali. E infatti vengono, vi cito solo questo aspetto della regolamentazione, vengono proprio imposti dei target minimi di raccolta, riciclo, target minimi di riciclo per specifici elementi, e non a caso sono il litio, il cobalto e il nickel, ma anche dei target minimi di contenuto da fonti di riciclo nelle batterie di nuova produzione sul suolo europeo, proprio per rinforzare il nostro mercato interno e rinforzare un approvvigionamento interno da queste materie critiche e strategiche. Ed è per questo che il riciclo è così importante, così urgente in questa tematica delle batterie a ioni litio. Il riciclo in realtà viene già implementato a livello industriale da diverse compagnie più o meno in tutto il mondo, con questi due approcci, quindi pirometallurgia e idrometallurgia, che sono approcci molto semplici, ma a enorme impatto energetico e ambientale, di nuovo, perché si parla di trattamenti a elevate temperature, sopra i 1000 gradi, produzione di gas nocivi, senza entrare troppo nei dettagli, e una produzione massiva di acque reflue.
Quindi in quest'ottica è fondamentale sviluppare nuovi processi di riciclo, anche perché, come mostrato molto bene dalle ultime slide di Ivano, non riusciamo con questi processi a soddisfare i target che verranno presto imposti. Quindi non riusciamo a far fronte alla richiesta che ci verrà imposta. Quindi sviluppare processi più sostenibili ma anche più efficienti è urgente e davvero fortemente necessario. E in questo contesto si inseriscono anche i nostri processi. E colgo l'occasione di questa introduzione per dire che ci sono anch'io e quindi dirti che anch'io appunto sono capofila di un progetto Cariplo che è partito proprio pochi mesi fa e quindi per questo speriamo con Elsa di installare un buon network di collaborazioni per unire gli sforzi in un ambito dove vedete che gli sforzi sono davvero fortemente richiesti e si deve fare sistema, come già detto più volte. E in particolare noi ci occuperemo di degradazione dei materiali catodici per il recupero delle materie prime e lo stiamo facendo con un approccio un po' diverso da quello di Elsa, utilizzando sistemi di tipo idrometallurgico, solvometallurgico con deep eutectic solvent e stiamo già forse pensando a un brevetto, quindi siamo anche noi abbastanza attivi e volenterosi e ci stiamo poi focalizzando anche sul recupero delle materie prime con un occhio particolare al litio che ci sembrava indietro sui metalli su cui si fa riciclo in effetti. Colgo l'occasione anche per ricordare l'esistenza di questo R2BAT che è un laboratorio all'interno di APA Regione Lombardia, laboratorio condiviso tra Università di Pavia e Università Milano Bicocca che ci dà un buon parco macchine per implementare tutte le analisi necessarie per appunto lo sviluppo di questi processi e anche per anch'io dire che siamo sempre aperti a discussioni, input e collaborazioni, quindi sapete che ci siamo. E chiudo qui sperando di avervi dato un occhio globale, molto in breve, in pillole, su una tematica davvero tanto complessa e avervi mostrato soprattutto tanto la trasversalità delle tematiche. E chiudo ringraziandovi per l'attenzione. Grazie mille. Grazie Chiara, accoglieremo certamente l'invito a partecipare al laboratorio che anche per noi è molto interessante e siamo anche la stessa regione. Approfitteremo sicuramente della collaborazione con Elsa, che sembra sia molto positiva. Il prossimo intervento è di Andrea Marchionni, dell'Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del CNR di Firenze, che è responsabile di diversi progetti, di quello che partecipi anche con i BRI, ma io ho visto che sei responsabile del Reliable, recupero dei metalli, delle batterie dal disastro, quindi proprio sei. Prego. Grazie. Grazie per la presentazione, grazie per l'invito a questa bellissima giornata. Io oggi vi volevo presentare un po' quella che è stata l'esperienza mia e del nostro gruppo di ricerca riguardo questo tema del riciclo delle batterie. Perché diciamo noi come gruppo veniamo da lontano, diciamo dal 2014, quando Cobat, che è uno dei più grandi diciamo attori per quanto riguarda il recupero di batterie e il loro riciclo, soprattutto per quanto riguarda quella a piombo, ma ovviamente loro, avendo il polso della situazione, già avevano presente quale fosse stato il problema attuale, cioè il recupero dei materiali. Questo anche in realtà perché le batterie attualmente in Italia vengono, le batterie al litio vengono sostanzialmente soltanto diciamo smistate verso centri di raccolta e di riciclo europei, quindi in realtà è anche un costo per l'Italia trattare le batterie al litio. Ecco quindi che nel 2014 Cobat siglò con il CNR e con il nostro istituto un contratto di ricerca e noi siamo di estrazione chimici inorganici, elettrochimici. Abbiamo cercato di utilizzare le nostre competenze in questo settore che al tempo era sostanzialmente nuovo, perlomeno nel panorama italiano. E attraverso diciamo, vari anni di attività, i risultati sono stati poi brevettati e con, sulla base insomma, di questo brevetto verrà realizzato un impianto pilota in uno dei centri
consorziati di cobalto. Piccolo recap, che cos'è una batteria al litio? Chiara ce l'ha fatto vedere molto bene, è composta da varie componenti, praticamente in genere sono un foglio, diciamo, arrotolato su se stesso, contenente tutti i componenti. Appunto. Questa qui è una fotografia della realtà. La realtà in realtà è ben peggiore, nel senso che questo qui è ciò che noi possiamo ottenere operando in maniera artigianale. Ma pensate a un camion, un tir pieno di batterie completamente diverse, completamente disomogenee. Ecco allora che il problema diventa veramente difficile, anche da un punto di vista ingegneristico, riuscire a gestire questa massa. Quindi fin da subito abbiamo trovato dei problemi proprio di sistema. Prima di tutto le batterie non sono tutte uguali. Le batterie possono essere tipo cilindrico, che sono quelle un po' più semplici forse da gestire, ma quelle per esempio dei vostri cellulari o quelle anche di alcuni apparecchi elettronici hanno un BMS, cioè un Battery Management System, che praticamente gestisce la batteria, la sua salute, ma ne come posso dire, impedisce anche che possa essere facilmente scaricata. Perché scaricata? Perché in realtà le batterie al litio, come prima vi ha accennato Chiara, hanno al loro interno una carica residua. Una carica residua che può innescare reazioni esotermiche e l'incendio di quello che è l'elettrolita. E quindi realizzare degli scoppi o comunque sia degli altri eventi, diciamo, avversi. E questo è da cercare di evitare. Ecco allora quindi che è necessario prima di tutto cercare di mettere in sicurezza le batterie, cercando di capire come trattare questi sistemi. Poi è necessario anche aprirle quindi in sicurezza, perché è all'interno della batteria che è necessario poi estrarre il materiale. E infine c'è da capire che le batterie, a seconda del loro anno di utilizzo, del loro utilizzo poi effettivo, diciamo, sul campo, possono avere delle chimiche diverse, quindi contenere materiali diversi, e quindi è necessario pensare a un processo che sia flessibile da questo punto di vista. Per quanto riguarda lo stato dell'arte, l'aspetto pirometallurgico prevede appunto un pretrattamento intorno ai 250-300 gradi, che serve appunto per eliminare l'elettrolita e quindi renderle sostanzialmente sicure, inerti, e poi frantumarle in vari modi. Quello che otteniamo quindi sono diciamo, l'aspetto, diciamo, metallico, quindi le lamine e lo scafo esterno, più le polveri attive, diciamo, che sono presenti nella batteria. Successivamente c'è il trattamento termico sopra ai 600 gradi, in realtà sta ben oltre, diciamo, intorno ai 1000 gradi, in cui si ha la formazione di una lega contenente rame, nichel e cobalto, e degli scarti che contengono alluminio e litio, appunto, che sostanzialmente vengono utilizzati come collanti per cementi, praticamente. Quindi vengono utilizzati per l'edilizia. Ora, è questo sì un modo per recuperare il litio, ma non è un modo virtuoso, perché lo vai a fissare poi in un sistema da cui difficilmente poi è difficile riottenerlo. Il processo Umicore, che forse è l'azienda che più tratta batterie in Europa di questo tipo, è sempre un processo pirometallurgico, è ottimizzato perché invece di avere più step a un unico altoforno in cui avvengono tutti i procedimenti, i processi precedenti, ma comunque perde il litio sempre attraverso, diciamo, questi composti con alluminio. Questo perché? Perché è importante, perché come si diceva poc'anzi, come bene o male, diciamo, dall'inizio di questo evento, il litio è presente sulla crosta terrestre, non ce n'è tantissimo, ma è critico.
e critico perché è difficilmente sostituibile in realtà nelle batterie per le sue caratteristiche di peso e quindi di capacità gravimetrica rispetto all'energia che è capace di portare. Il litio, che diciamo all'inizio della nostra esperienza costava circa 5.000 dollari per chilogrammo come litio carbonato, e attualmente è più del triplo. E ovviamente il trend è quello che possa aumentare ancora. Questo perché ovviamente è frenato dall'utilizzo sempre più presente nei veicoli elettrici. Il nostro approccio quindi è stato quello di utilizzare un processo completamente idrometallurgico per il trattamento delle batterie. Questo perché in questo modo è possibile cercare di ottenere tutti gli elementi che compongono la batteria in una forma riutilizzabile poi anche per rifare nuove batterie. Quindi ad esempio, diciamo, dopo la fase di scarica, diciamo, di messa in sicurezza, le batterie vengono macinate, è possibile separare già a questo punto le lamine e i collettori metallici, quindi il rame e l'alluminio, e la polvere ottenuta trattarla con dei processi di idrometallurgia per ottenere poi una soluzione da cui ottenere direttamente il litio carbonato e poi gli altri metalli utilizzare per esempio diciamo, tecniche di arte nota. Questo approccio è molto focalizzato non quanto a una ricerca diciamo tipo scientifico, ma a una ricerca applicata, o meglio, applicabile in tempi molto brevi. Questo perché Cobat ci aveva richiesto un po' questo anche, cioè la possibilità non soltanto di fare una bella ricerca di base, ma fare qualcosa di applicabile nell'immediato. Quindi diciamo ci siamo affidati più a cose note e ben utilizzabili che a diciamo ideare nuovi processi. E in effetti facendo in questo modo, comunque sia con una rapida, diciamo un po' un calcolo della serie, diciamo sulla valutazione dei costi e dei guadagni possibili soltanto per quanto riguarda i reagenti e i prodotti, è possibile appunto vedere che già nel 2014 un processo del genere era praticamente in neutralità diciamo, dal punto di vista economico, senza considerare ovviamente investimenti di alcun tipo. Beh, considerando l'andamento dei prezzi attuali delle materie prime, sicuramente è positivo. Ecco. Quindi, diciamo, l'idrometallurgia ha probabilmente un approccio che permette più di altri quello di separare selettivamente i vari metalli e di avere più possibilità di recupero di ognuno. Il futuro è appunto quello di uno studio, in realtà, che portiamo avanti insieme appunto a Chiara e, perché no, diciamo anche a Elsa, è quello di utilizzare invece approcci veramente innovativi, come appunto i liquidi ionici, i DES e gli anion printed polymer. Questo perché? Perché permettono diciamo di superare quello che è lo stato dell'arte per quanto riguarda la separazione o anche la riciclazione, cioè l'attacco delle polveri, e attraverso, diciamo, con proprietà che sono molto interessanti perché superano per esempio l'utilizzo dei solventi organici, perché per esempio i liquidi ionici non sono infiammabili e generalmente sono più facilmente controllabili per quanto riguarda l'inquinamento, mentre i DES sono dei materiali sicuramente molto più attraenti da questo punto di vista perché hanno una capacità intrinseca per esempio di estrarre e di coordinare gli ioni metallici. Oppure ancora altri materiali ancora più innovativi da questo punto di vista, come possono essere gli anion printed polymer, in cui è possibile realizzare dei materiali, dei supporti che presentano delle cavità altamente selettive per gli ioni e quindi essere capaci di separare in maniera molto efficiente soluzioni
contenente vari tipi di ioni anche con chimiche relativamente simili. E con questo io, diciamo, riassumo un po' quella è stata l'esperienza nostra e vi ringrazio per l'attenzione. Andrea, che sarà molto bello confrontare poi questi diversi metodi perché appunto bisogna capire il pro e il contro, sono certamente processi molto nuovi, quindi ancora tutto da vedere. Passo la parola ora a Federica Forte di Enea. I principali interessi scientifici di Federica rientrano nell'ambito delle strategie e iniziative europee nel campo dell'economia circolare, in cui opera il laboratorio, riguardano lo sviluppo e l'ottimizzazione dei processi per la valorizzazione di matrici complesse. Buongiorno a tutti, grazie di nuovo alla professoressa Bontempi per questo invito. Appunto, lavoro presso l'Enea, che come molti di voi sapranno è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, in particolare al Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali. E all'interno di questo dipartimento il nostro laboratorio è il laboratorio T4RM in breve, quindi tecnologie per il riuso, il riciclo, il recupero e la valorizzazione di rifiuti immateriali. E ci occupiamo di valorizzazione di matrici complesse, quindi matrici di diversa natura, sia di origine naturale sia antropica. Ho riportato in questa slide alcuni esempi di matrici sulle quali appunto abbiamo lavorato e lavoriamo, e quindi sicuramente le batterie agli ioni di litio rientrano in questo elenco. E abbiamo a disposizione dei laboratori appunto per la caratterizzazione e la preparativa dei campioni, ma anche un impianto pilota, alcuni di voi ne avranno sentito parlare, l'impianto pilota Romeo, l'impianto pilota idrometallurgico per il recupero dei metalli da matrici complesse. In sala è presente il referente scientifico, il dottor Danilo Fontana. Nell'ambito del progetto di cui vi parlerò oggi, il progetto Acrobat, siamo focalizzati su una particolare tipologia di batterie agli ioni di litio, le batterie litio-ferro-fosfato. E si tratta di batterie che stanno avendo un interesse crescente proprio perché si caratterizzano per una serie di vantaggi, sicuramente la sicurezza e la non presenza di elementi problematici, quali ad esempio il cobalto ed il nickel. Ho riportato qui un grafico a titolo di esempio. Secondo alcuni studi, appunto, per il 2030 è previsto un interesse crescente per questa tipologia di batterie che vanno in un certo senso quasi a competere con le tradizionali batterie NMC, nickel, manganese e cobalto. Nell'ambito di questo, all'interno di queste batterie di litio-ferro-fosfato sono presenti inoltre alcuni materiali critici: il litio, la grafite ed il fosforo. Ho riportato appunto quest'ultimo aggiornamento della lista di critical raw materials 2023, che è stata appunto già illustrata. Si tratta di batterie che al momento non hanno un processo di riciclo dedicato. Sappiamo, come è stato già anche illustrato nelle precedenti relazioni, che attualmente queste batterie agli ioni di litio vengono generalmente trattate simultaneamente, non c'è la possibilità di selezionare le batterie per tipologia di chimica. Poco interesse c'è in particolare per questa tipologia di batterie perché non presentano effettivamente elementi ad elevato valore aggiunto. Però appunto se ragioniamo in termini di criticità, di strategicità, allora conviene appunto fermarsi un attimo a ragionare anche su questa matrice qui. E quello che stiamo cercando di fare nell'ambito del progetto Acrobat è valorizzare l'intera matrice, quindi dando attenzione non soltanto alla componente catodica, ma anche alla componente anodica e all'elettrolita. E ho riportato qui quello che è il consorzio, il coordinatore del progetto Acrobat, il centro di ricerche Lito, che si trova in Belgio. E poi abbiamo partner accademici ed industriali, tra quello dell'Università di Leuven, sempre in Belgio, e l'Enea, appunto, il centro di ricerca Fraunhofer, e il partner industriale Accurec, che è un impianto di riciclo tedesco.
e il progetto è stato finanziato mediante fondi Eramin ed è partito ad agosto 2022, durerà una durata di 2 anni. E in quest'altra slide ho riportato quelli che sono gli obiettivi specifici del progetto, ricollegandoli poi all'attività dei diversi partner. Quindi Accurec, il partner industriale, è focalizzato su quelle che sono le operazioni di dismantling e di pretrattamento di queste batterie di litio-ferrofosfato. In Enea ci stiamo occupando di valorizzare la frazione elettrolitica. Fraunhofer si sta interessando di sviluppare un processo di caratterizzazione in linea della black mass. La grafite, il recupero della grafite è affrontato e studiato dall'Università di Leuven e da Vito, e ancora l'Università di Leuven sta sviluppando un processo di recupero del litio dalla componente catodica, e Vito sta sviluppando un processo di direct recycling del materiale catodico. E abbiamo la possibilità appunto di confrontarci anche con un advisory board. Ho riportato qui alcuni nomi, tra cui appunto Umicore, che già è stato citato in precedenza. E, in questa slide, sì, l'ho riportata ecco, per poter evidenziare quelle che sono le interazioni tra i diversi partner, le collaborazioni. E, come dicevo, Accurec si sta interessando del disassemblaggio specifico appunto per questa tipologia di batterie e fornirà poi i materiali così disassemblati ai diversi partner per le successive attività di ricerca. Quindi in particolare la black mass, valorizzata appunto sia dall'Università di Leuven sia dal Centro di Ricerche Vito. In Enea ci stiamo occupando del recupero di materiali dall'elettrolita, che è una frazione estremamente critica, e critica al momento non è valorizzata in maniera completa. Si fa riferimento spesso a processi, come già detto, pirometallurgici, che consentono di rimuovere fondamentalmente questa frazione, ma non si parla mai di valorizzazione. E, ho evidenziato in maniera più specifica quello che è il nostro lavoro, il lavoro di Enea all'interno del WP1, che è un WP dedicato appunto al pretrattamento. E noi siamo leader in particolare di due task, della task 1.2, che riguarda la caratterizzazione dei materiali, quindi non solo dell'elettrolita ma anche delle altre frazioni separate da questa prima operazione di disassemblaggio, e poi siamo responsabili appunto del task 1.3 sul recupero dell'elettrolita. E stiamo lavorando in prima battuta durante questo primo anno di lavoro su matrici sintetiche, quindi su un'elettrolita commerciale. Si tratta di sali di litio disciolti in solventi organici, e stiamo appunto sviluppando un processo di valorizzazione e di recupero sia del litio sia di questi solventi, in sicurezza, tenendo conto appunto di tutte quelle che sono le problematiche legate al contatto di questa frazione con l'acqua. Già il semplice contatto con l'umidità dell'aria appunto può comportare problemi legati al rilascio di acido fluorilico, ad esempio. Nell'anno successivo, quindi da agosto in avanti, fino al termine del progetto, ci concentreremo sul recupero dell'elettrolita da celle precedentemente trattate da Accurec, che appunto ci fornirà le sue batterie, e avremo modo di testare anche il nostro processo su campioni reali. E, l'obiettivo finale appunto è quello di valorizzare oltre il 90% di critical raw materials da batterie di litio-ferrofosfato a fine vita, e recuperando appunto la frazione catodica ma anche queste altre frazioni critiche che ho menzionato, elettrolita e grafite, proprio in ottica di economia circolare. E, vi lascio i contatti poi del nostro sito web e del referente, del coordinatore Jeroen Spuren, ricercatore presso Vito, che potrete contattare appunto per qualsiasi tipo di informazione, e vi ringrazio per l'attenzione. Federica, allora
Professoressa Contempi, ordinaria di fondamenti chimica per le tecnologie del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, l'IBS, e come sappiamo tutti è il motore, è stato il motore di questa iniziativa odierna, ed è responsabile del progetto di ricerca che stiamo svolgendo relativamente al recupero del litio nelle batterie sano, utilizzando un processo innovativo che adesso credo ci andrà a raccontare. Grazie. Scusa Laura, ma scusa, ma perché io sono il Mac, quindi il PC non lo so usare. Ecco, grazie mille. Ecco, innanzitutto un lucido iniziale che riguarda il problema della criticità delle materie prime, che ovviamente è salto perché è stato abbondantemente discusso. Ecco, per quanto riguarda l'European Critical Raw Material Act, visto che è stato emanato qualche giorno fa, vorrei soffermarmi, comunque restante l'agente 8, sul fatto che il processo di riciclo assumerà sempre di più un valore importante, e siamo tutti in attesa di vedere quali saranno i tool che la Commissione europea ci fornirà per poter rendere la nostra economia meno dipendente dall'importazione di materie prime. Ecco, per quanto riguarda quindi i materiali catodici, Chiara ha già fatto una bella introduzione, questo per dire che comunque i materiali delle batterie sono diversi, quindi se una volta eravamo più verso materiali a base di litio cobalto, adesso abbiamo materiali in cui abbiamo più nickel e magari anche fosforo e ferro, quindi il recupero, se i materiali non vengono selezionati all'origine, diventa molto complicato perché c'è una parte di selezione che alcune volte è fatta a mano e quindi è molto onerosa. C'è anche da dire che siamo in Regione Lombardia e Regione Lombardia è il primo fautore di questi materiali, nel senso che c'è una grande quantità di materie prime legate al litio, perché la quantità di batterie che vengono utilizzate in Regione Lombardia è più del 30% riguardo alla, diciamo così, l'utilizzo nazionale. E quindi l'importanza del global mind, quindi del riciclo, è veramente più che mai anche un'opportunità per la nostra regione. Quindi per quanto riguarda il processo di fine vita delle batterie, dopo che hanno terminato il ciclo di vita, quello che si fa generalmente è un pretrattamento meccanico e poi generalmente, come è stato detto e raccontato molto bene dai relatori che mi hanno preceduto, il recupero può essere di tipo pirometallurgico, quindi basato su trattamenti termici che sono molto onerosi dal punto di vista energetico, o idrometallurgico basato su trattamenti con acidi che sono molto spesso acidi forti, quindi onerosi dal punto di vista ambientale. Quindi qua vediamo un po' come avviene il pretrattamento meccanico, quindi le batterie una volta scaricate e disassemblate, poi vengono sottoposte a queste procedure di tipo appunto meccanico, in cui c'è macinazione, poi vengono selezionati alcuni materiali, vengono separate le materie plastiche, i materiali metallici del catodo del lago, e poi abbiamo questa polvere fine che è ricca di materie prime strategiche, quindi i nostri metalli strategici. Quindi i trattamenti che si fanno generalmente sono di tipo chimico con acidi che vanno a selezionare questi metalli strategici, o di tipo tipo pirometallurgico, quindi con trattamenti termici a alta temperatura. Ecco, facciamo l'esempio di litio cobalto ossido, che può essere decomposto a 900 gradi, quindi a temperature molto alte, in ossidi più semplici, essendo avendo ossidi più semplici poi è più facile il recupero. Però ecco, la decomposizione a 900 gradi con processi di carbotermica, quindi combinati con carbonio, essenzialmente grafite, è possibile ottenere dei metalli come il cobalto, comunque degli ossidi semplici come l'ossido di nickel, a temperature più basse rispetto alla decomposizione classica a 900 gradi. Quindi la letteratura riporta che questi trattamenti diventano spontanei circa 600 gradi, comunque sopra 600 gradi, e qua sono riportati alcuni spettri che mostrano dei picchi. Questi picchi sono attribuiti agli ossidi misti e sono attribuiti anche alla grafite, che sono i materiali comunque dell'anodo e del catodo, perché nelle triturazioni classiche non vengono separati.
Quindi questi picchi si vede che scompaiono facendo trattamenti al sotto i 700 gradi, quindi scompare il materiale catodico e si formano gli ossidi semplici che poi sono più facili da recuperare. Per esempio questo lavoro ricorda che il trattamento deve essere fatto a 700 gradi per un'ora e mezza, quindi comunque hanno un certo onere dal punto di vista energetico. Quello che noi proponiamo è andare a sostituire dove si può questi trattamenti ad alta temperatura con trattamenti a base di microonde. I microonde hanno la capacità di eccitare i moti di alcune molecole in maniera opportuna e quindi di far sì che il riscaldamento del materiale parta dall'interno e non più dall'esterno come nei forni classici e quindi diventi ovviamente più vantaggioso, più veloce e anche la letteratura dice più sostenibile dal punto di vista energetico. Noi abbiamo accoppiato questo trattamento con una cameretta dedicata che abbiamo realizzato mettendo insieme dei materiali suscettori, quindi in grado di eccitarsi con le microonde, quindi di aumentare l'effetto termico che le microonde hanno già sul materiale che parte dall'interno, e materiali ceramici in grado di fare da barriera al calore che esce. Quindi le microonde, rispetto a questi materiali magnetici, materiali ceramici, sono trasparenti, quindi entrano nel materiale, vengono eccitati i materiali, c'è il suscettore che ancora aumenta l'efficienza termica, dopodiché il calore non esce più perché il materiale ceramico che sta intorno è un isolante termico. Quindi abbiamo brevettato questa applicazione e proposto anche un PCT. Dal punto di vista delle reazioni chimiche, quando noi abbiamo dei reagenti che formano dei prodotti, in una reazione normalmente c'è una barriera di potenziale che deve essere superata e che una volta superata consente ai reagenti di formare questi prodotti. Più alta la barriera, più alto il salto che deve essere compiuto, più è difficile che la reazione avvenga. E cioè, quindi, più alta la barriera, meno sono le molecole in grado di reagire. Quindi, un modo per abbassare questa barriera, quindi rendere la reazione più veloce, è quello di fare dei trattamenti termici, perché la temperatura, come si vede in questo grafico, la curva rossa, rosa T2, a temperatura più alta, ha al di sopra dell'energia di attivazione un numero maggiore di molecole, che era l'aria che c'è sottostante colorata, rispetto alla curva T1 a temperatura inferiore, perché aumentando la temperatura ho più molecole che possono reagire. Ma le microonde da letteratura hanno, oltre che un effetto termico, riportato anche degli effetti che sono effetti non termici. In particolare la letteratura riporta che le microonde possono anche diminuire l'energia di attivazione di una reazione, per cui se avevano energia di attivazione prima, le microonde hanno un effetto che riesce a diminuire questo valore e quindi a far sì che siano di più le molecole che possono saltare al di là e quindi reagire. Altri lavori riportano che l'effetto potrebbe essere dovuto al fatto che localmente si formano delle zone a temperatura più alta rispetto a quella che noi ci aspettiamo. Quindi questi effetti chiamati non termici sono effetti ancora molto dibattuti, ma che fanno sì che le microonde possano avere una buona prospettiva per andare a sostituire quelle che sono le tecnologie pirometallurgiche attualmente disponibili. Ecco, qui c'è un esempio di primi trattamenti che abbiamo fatto, materiali provenienti da un recupero, in cui avevamo ossidi misti, quindi catodi misti, litio nichel, litio manganese e litio cobalto, tutti mescolati. E infatti qui vediamo uno spettro di frazione che mostra questi picchi colorati blu, rosso e verde che rappresentano il contributo di questo materiale, in nero la grafite, che dopo un trattamento a 900 gradi per 80 minuti mostrano che il materiale, i materiali catodici che sono 3 diminuiscono, diminuisce la grafite perché reagisce, e aumentano gli ossidi semplici e quindi c'è stata decomposizione del materiale catodico. Quindi questo è stato fatto a 900 gradi per un trattamento di 80 minuti. Quindi noi abbiamo preso questo materiale, abbiamo setacciato ovviamente perché i metalli come provenienti dalle barrette di base come il rame e l'alluminio danno problemi nelle microonde, e abbiamo messo questo materiale all'interno della nostra cameretta nel nostro forno che, come abbiamo detto prima, come ha detto Ivano, all'inizio era un forno da cucina classico. Dopo questo trattamento quello che succede è che si forma ossido di litio che è solubile in acqua, forma idrossido e quindi può essere separato con un trattamento in acqua, una semplice distillazione in acqua.
Ecco, qua vediamo lo spettro di diffrazione dopo questo trattamento. C'è sempre questo contributo che è dovuto agli ossidi misti di partenza catodici e poi dopo il trattamento vedete che qua ci sono solamente gli ossidi semplici. Ecco, questo è sempre lo stesso materiale formato da tre diversi catodi che noi abbiamo trattato in questo caso per 4 minuti in forno microonde a 1000 watt, questo per 8 minuti a 600 watt e questo per 12 minuti a 440 watt. Ecco, vedete che è rimasto qualche cosa come materiale catodico di partenza per il trattamento fatto a 4 minuti soltanto. Per gli altri invece gli ossidi catodici paiono completamente decomposti. Quindi noi abbiamo avuto, grazie alla presenza della grafite, che è già naturalmente presente nel materiale perché normalmente non c'è separazione di catodo e di anodo, la possibilità di avere il carbonio che ci serve per la reazione carbotermica. Questi sono gli stessi trattamenti fatti sempre a microonde ma senza utilizzare la nostra cameretta. Vedete che in questo caso abbiamo utilizzato un forno commerciale per cui abbiamo avuto anche la lettura della temperatura. Vedete che le temperature non sono altissime, per 4 minuti però a 1800 watt arriviamo a 500 gradi circa. Ecco, quello che possiamo vedere è che senza la nostra cameretta la reazione non va completamente, abbiamo sempre comunque un residuo anche importante di questi materiali catodici e solamente per il trattamento a 1800 watt per 4 minuti otteniamo circa una certa estrazione dei metalli di partenza. Però abbiamo fatto questo trattamento quasi al doppio della potenza rispetto a quello fatto invece utilizzando il nostro inserto. Ecco, quindi, come ha spiegato bene Ivano, poi l'idea è quella di passare, una volta recuperato il litio per via acquosa, quindi in acqua, è quella di passare ad utilizzare degli acidi derivanti da residui alimentari, come l'acido malico che abbiamo utilizzato, per estrarre poi i materiali, gli altri elementi, il nichel, il manganese e il cobalto. La letteratura infatti riporta che il recupero migliore se prima viene fatto recuperato il litio, prima degli altri metalli. Questo grafico mostra quelli che sono i target di recupero della Commissione Europea, quelli stabiliti nel 2020, che saranno nel 2030. In blu sono gli attuali tassi di riciclo normalmente mondiali, mediamente mondiali. In verde quelli che saranno imposti dalla normativa. Vedete che il litio adesso è recuperato circa l'1%. E con il nostro progetto il nostro target è quello di arrivare a soddisfare i limiti normativi. Ecco, quindi diciamo che il vantaggio di questo metodo, oltre che sfruttare le microonde, è sicuramente rappresentato dal fatto che noi abbiamo già catodo e anodo mescolati, per cui abbiamo anche il carbonio per la reazione carbotermica e questo rende ovviamente molto facilitato il trattamento, nel senso che non è necessario aggiungere acidi forti. Gli acidi che noi utilizziamo sono acidi deboli, ma poi li utilizziamo essenzialmente per il recupero dei metalli dopo aver recuperato il litio. Quindi questi acidi potrebbero anche provenire da scarti di tipo derivanti dalla frutta, come infatti vogliamo provare, vogliamo dimostrare nel nostro progetto. Il fatto di avere tutti di avere una reazione carbotermica ci consente di trattare tanti catodi insieme, quindi non è necessaria la separazione prima dei diversi materiali catodici e quindi questo ci rende, diciamo così, speranzosi nel fatto che anche le batterie future potrebbero essere trattate con questo metodo. Altri improvement che noi pensiamo di avere è che potrebbe essere recuperato la CO2 per poter ottenere poi il litio e il cromato di litio. E poi l'idea anche di recuperare i gas prodotti. Ecco, a questo punto, ringrazio le Tiro Materia perché questa tecnologia è stata selezionata come tecnologia innovativa e promettente per il futuro, ma vorrei anche dire che grazie al PNRR, oltre ai partner di progetto che sono stati presentati, ci sono altri partner come il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, l'Università di Padova e molti altri, alcuni sono qua presenti, che ci aiuteranno a fare di più di quello che noi abbiamo proposto, cioè ci aiuteranno a recuperare i fumi per verificare se possono essere condensati, se qualcosa si perde nei fumi, ci aiuteranno a sviluppare i forni
anche di industriale, abbiamo adesso un forno di laboratorio, l'idea è quella poi di andare verso, ovviamente, se riusciamo, un TRL più grande, e quindi ovviamente grazie anche al PNRR, oltre al Cariplo, e grazie a tutto il gruppo che lavora con noi, che è fatto di giovani molto bravi e che si impegnano molto e che ci credono, e quindi grazie soprattutto a loro. L'entusiasmo si sente e si comunica, quindi anche i giovani lo sentono e sicuramente ci crediamo tutti. Do la parola ora a Nicola Fabri di Ergo SRL, che è uno spin-off della Scuola Superiore Santa di Pisa, che collabora con noi da diversi anni ed è un po' per noi trade union con la Scuola Sant'Anna, e quindi chiediamo un intervento in quanto anche loro sono partner del progetto Pienza. Grazie Paola, grazie Enza. È veramente un piacere e un onore essere qua. Vi porto i saluti comunque di Fabio Eraldo, che è responsabile scientifico del progetto per quanto riguarda la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Fabio è ordinario di management appunto alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. E saluto anche Filippo Corsini, che come insieme a me coordinerà il progetto per quanto riguarda l'unità operativa che seguirà il VP3, appunto, che è collegato online. Allora, che il progetto Tec4Lib sia vantaggioso ambientalmente non c'è minimo dubbio. Però il problema è che bisogna anche misurare questi vantaggi ambientali. Perché? Avanti con le due slide. Sì, c'è anche il puntatore. Ah sì, vabbè, non c'è problema. Allora, perché? Perché comunque l'obiettivo del progetto è passare da una scalabilità, diciamo, da un TRL 4 a un TRL 7, quindi alla fine arrivare a un progetto, a un prototipo che sia pronto per la fase cosiddetta dimostrata. Quindi per la fase appunto di diffusione scalabilità industriale del futuro. Questo vuol dire catalizzare importanti investimenti, ma soprattutto dimostrare anche la compliance con tutte le normative sugli investimenti. Ad esempio, molti non sanno che nel 2020 è stata emanata il regolamento 852 della tassonomia della pianta sostenibile dell'Unione Europea. Questa tassonomia definisce i criteri in base ai quali un investimento è sostenibile o può dare un contributo fondamentale alla transizione ecologica. In questo caso la nuova tecnologia deve dimostrare degli elementi stringenti dal punto di vista ambientale, ci sono proprio dei benchmark definiti anche nella ricerca accademica. E quindi è chiaro che al di là dei vantaggi indubbi che ci sono, vanno misurati, va fatta una LCA comparativa tra quello che è il processo standard che avete appunto definito prima e quello che invece è il processo innovativo che ha messo a punto il gruppo di ERTA, e poi va verificata la compliance con questo tipo di norme. Ma non solo, ce la fanno poi un passo in più anche, perché le imprese che investono in questa direzione hanno anche degli obiettivi di sostenibilità molto forti. Oggi la sostenibilità è un tema chiave per moltissime imprese. C'è qualche impresa che dice no, la sostenibilità non è un problema, ma la gran parte delle imprese sono perfettamente consapevoli del problema, hanno difficoltà a capire come approcciarlo, questo è un altro problema ancora, e soprattutto ci sono una serie di standard complessi. Molte imprese vedono per esempio questa analisi CDP, faccio un esempio, oppure le norme del GRI, tutte le nuove norme della Commissione Europea sull'ecodesign o sul sistema EPREG, eccetera, eccetera. È evidente che se vogliamo fare in modo che le imprese comprendano il potenziale di sostenibilità di questa tecnologia, e che ci investono capendo che è un elemento strategico, bisogna quindi mostrare anche come questo progetto dia un vantaggio in quella direzione. Quindi bisogna mostrare non solo che gli indicatori, KPI che andiamo a definire nel progetto, sono anche KPI che danno un vantaggio nella tassonomia sulla pianta sostenibile, ma danno anche un vantaggio dal punto di vista del futuro approccio alla sostenibilità, e quindi che non danno solo un valore aggiunto in termini economici, abbassando magari gli OPEX, ma soprattutto danno anche un vantaggio ambientale sostenibile e anche dal punto di vista della sostenibilità sociale. Io condivido molto prima quello che ha detto il direttore del porto tecnologico qua, perché sono convintissimo che un progetto, se oggi non ha una tecnologia che coniughi sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale e anche sostenibilità economica,
veramente non si va da nessuna parte. Questo è il grande approccio. Il fatto è che siamo qua tutti assieme riuniti, che ci sia questa catalizzazione che ha fatto ETA di progetti diversi che convergono in questa direzione, penso che sia un ottimo auspicio. Quindi questi sono i due elementi chiave che ci vogliamo misurare, ma poi c'è un terzo, quello di valutare anche il processo di mercato, il potenziale di mercato, quella che appunto è la filiera futura, perché attenzione, giustamente qualcuno ha già citato più volte che poi riciclare le batterie implica una filiera complessa, perché c'è il problema della raccolta, c'è il problema del sorting fatto in modo adeguato, c'è il problema del trattamento, del pertrattamento e del trattamento, e poi c'è tutto il meccanismo appunto di dove avviare il riciclo. Vedete, il potenziale di ciclo è talmente grande che coinvolge tanti settori. Non a caso prima abbiamo visto per esempio dei partner associati anche Assofond. Perché? Perché comunque per le fonderie che usano cobalto, che usano nichel, per esempio quelle d'acciaio, no? Che usano diversi altri materiali, avranno un grosso problema in futuro di dove trovare materiali riciclati. Ma cito il vetro, per esempio, che usa cobalto come colorante, che usa la grafite. Cioè, quindi i settori potenziali sono davvero tanti e questi settori sono alla grande ricerca di processi di riciclo adeguati in materiali riciclati. Ma se non si crea questa trade union fra mondo delle imprese e mondo della ricerca, questo diventa poi rallentato e difficile da implementare. Allora è importante che nell'analisi che andiamo a fare tutti insieme ci sia anche questa attenzione. Perché gli imprenditori sono pronti a dire: se c'è una tecnologia interessante, ci investo. Ma dimostratemi che cos'è, perché loro non sono scienziati. E spiegargliela molto bene è un problema non banale. Quindi il terzo elemento che ci porremo come WP in questo progetto è proprio capire il mercato potenziale, il processo di aggregazione delle risorse che va fatto attorno a questo tipo di progetto e dare delle linee guida per il futuro. Quindi io spero veramente che il potenziale di riciclo che ha le batterie su questo è veramente molto alto. Secondo me questo qui è anche importante vedere la flessibilità che dà questo tipo di opportunità, perché non è soltanto le batterie in realtà, secondo me ci sono delle ampiezze molto più grandi e quindi secondo me non è soltanto le batterie ma anche la tecnologia che va valutata, perché lì si aprono insomma delle potenzialità veramente molto grandi. Grazie. Grazie molto sul vostro aiuto e supporto, perché sicuramente poi il trasferimento è una criticità che sempre si scontra con una, che si trova a affrontare con una nuova tecnologia. Ancora Enrico Villagrossi, ricercatore del CNR Stima, Istituto di Tecnologie Industriali Intelligenti e Sistemi per la Produzione Avanzata, che dal gennaio 2021, se non sbaglio, è responsabile scientifico del progetto H2020 DREIPOT. Dopo pranzo guiderà anche alla visita alla cella robotizzata per il disassemblaggio di pacchi di batterie presso Stima. Ti ringrazio. Prego. Buongiorno a tutti, sono Enrico Villagrossi, appunto di CNR Stima, e presenterò oggi diciamo le attività che stiamo portando avanti nell'ambito del progetto EcoCirc per appunto la realizzazione di un impianto pilota per il disassemblaggio semiautomatico di batteria. Vi ringrazio per l'opportunità per essere qui insomma e presentare questi risultati preliminari, poi li vedremo anche dal vivo come detto in precedenza nel laboratorio che abbiamo qui presso il CSMT. Avete già sentito parlare del progetto EcoCirc, è finanziato da Regione Lombardia e ha l'obiettivo di realizzare una serie di impianti pilota e infrastrutture per la gestione del fine vita di veicoli elettrici. Brevemente, siamo oltre a Regione Lombardia, ovviamente, ci sono 5 partner tra università e centri di ricerca, il Politecnico di Milano è anche il coordinatore del progetto, c'è l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi Milano Bicocca, l'Università degli Studi di Milano e noi come CNR, come istituto Stima, appunto. Il progetto ha un budget diciamo abbastanza sostanzioso, che è di più di 10 milioni di euro, di cui 5 milioni dati da Regione Lombardia per appunto realizzare infrastrutture, quindi acquisire infrastrutture strategiche, macchinari
e quant'altro. Noi come Stima abbiamo un budget, anche in questo caso abbastanza rilevante, superiore ai 990.000 euro, di cui appunto 490.000 dati da Regione Lombardia, con i quali stiamo realizzando l'impianto che vedrete dopo. Anche qui brevemente, il progetto è abbastanza strutturato, cioè è molto strutturato, ci sono ben 9 work package, non entrerò nel dettaglio, però giusto per dire che è un progetto appunto abbastanza complesso e che ha la durata di 3 anni ed è iniziato nel giugno del 2021 e finirà a maggio del 2024. Anche in questo caso vado abbastanza veloce perché alcune cose sono già state dette. Diciamo, la gestione del fine vita dei veicoli a livello, diciamo, legislativo nell'Unione Europea, dei veicoli in generale, non solo dei veicoli elettrici, è gestita dalla direttiva 53 del 2000, che dà appunto dei requisiti minimi di recupero e riciclo dei materiali che provengono da veicoli a fine vita. È inutile dire che ad oggi la stragrande maggioranza di questi materiali viene riciclata e non riutilizzata come componenti, diciamo, usati, appunto, rimessi sul mercato come rigenerati. E questo è un grosso problema, soprattutto per i veicoli elettrici e per appunto i pacchi batterie. Il veicolo elettrico ha poi un componente che è, appunto, l'abbiamo parlato tutta mattina, è il pacco batterie, ed è il grosso del valore del veicolo elettrico, si dice che è superiore ad un terzo del valore del veicolo. E in questo caso c'è un'altra direttiva europea che è già stata anch'essa introdotta stamattina da dei colleghi, che è la 66 del 2006, abbastanza datata ormai, che regola appunto il fine vita delle batterie e degli accumulatori, scritta in un'epoca in cui le batterie al litio sostanzialmente non esistevano e tantomeno esisteva la mobilità elettrica, e quindi sta per essere adesso sostituita da un nuovo regolamento che è atteso per la fine di quest'anno, entro la fine di quest'anno, e introdurrà diverse novità che sono molto importanti per chi poi si occupa di gestire il fine vita appunto di questi dispositivi. Tra le tante, l'obbligo di un passaporto digitale, cioè che riporti le informazioni del pacco batterie, l'obbligo che il dispositivo, il pacco batterie, possa essere smontato in modo facile, e anche la possibilità di accedere alle informazioni contenute in quel dispositivo che accennava il collega prima del CNR, che si chiama BMS, su qual è stata la vita del pacco batterie, e appunto poi con quelle informazioni poter decidere se riusarlo oppure avviarlo al riciclo, e quindi utilizzare tutte le tecniche di cui avete sentito parlare stamattina. Diciamo, nel progetto EcoCirc noi ci poniamo proprio a monte di tutta la catena, di tutto quello che è già stato detto, ovvero raccolto il pacco batterie, noi siamo, diciamo, teoricamente smistato, secondo le tecnologie costruttive, noi siamo quelli che dovrebbero occuparsi dello smontaggio, del disassemblaggio degli elementi del pacco batterie. Poi vedremo perché è importante. Diciamo, indipendentemente che poi il pacco venga riutilizzato, il pacco, in realtà i moduli contenuti nel pacco vengano riutilizzati per altre applicazioni, come ad esempio applicazioni Second Life per stazionari, per l'immagazzinamento di energia prodotta da impianti che sfruttano le energie rinnovabili, o che i moduli vengano riciclati, quindi tritati meccanicamente, poi i vari materiali vengano, insomma, separati. Il disassemblaggio è fondamentale perché permette appunto di eliminare i componenti, per esempio il telaio, cavi di rame, che possono essere in qualche modo anche problematici poi da trattare se vengono tritati nell'insieme, e quindi è fondamentale appunto sia che si riutilizzi sia che si ricicli, disassemblare correttamente appunto il pacco batterie. Giusto per dare anche qui una visione, cosa viene fatto oggi anche per i veicoli elettrici a fine vita? È vero che ce ne sono pochi, però i numeri sono abbastanza impressionanti. Solo nel 2021 sono stati introdotti a livello mondiale sul mercato 6,6 milioni di auto elettriche, e il totale circolante a fine 2021 era intorno ai più di 16 milioni di auto, 16,5 milioni di auto nel mondo. Quindi in un anno solo in un anno sono stati introdotti 6,6 milioni di auto su 16. E nel 2022 i trend sono ulteriormente in crescita, non ci sono ancora i dati ufficiali, o meno non li ho ancora trovati, penso stiano per uscire, però tutti sono concordi nel dire che la crescita è esponenziale.
Quindi tra qualche anno, quando questi veicoli arriveranno al loro fine vita, dovranno essere trattati correttamente. Ad oggi i pochi che arrivano a fine vita per vari motivi, magari perché incidentati, entrano nel flusso di tutti i veicoli, arrivano in quella rete di autodemolitori che li raccolgono e devono separare i componenti per appunto poi tipicamente avviarli al riciclo, purtroppo per ora. Cosa deve essere fatto? Deve essere rimosso il pacco batteria dall'auto, operazione completamente manuale, e il pacco poi dovrebbe essere teoricamente smontato. Anche qui operazione che viene fatta quasi in toto a mano, non esistono sistemi automatici, non esistono macchinari per vari motivi che poi spiegherò, ma anche perché si è appunto all'inizio e non c'è ancora un flusso tale che giustifichi gli investimenti su questo tipo di impianti. E poi a maggior ragione gli autodemolitori oggi sono piccole società che non hanno neanche quella capacità di investimento in grandi impianti, grandi e costosi impianti appunto automatici che possono fare queste operazioni. E quindi le operazioni dovrebbero essere fatte in sicurezza, vedete queste persone come sono vestite, non è sempre detto che sia così, soprattutto se questa operazione non viene fatta in ambienti in paesi del primo mondo, e questa operazione è particolarmente pericolosa, ne abbiamo sentito parlare prima, possono esserci dei fenomeni chimico-fisici tipo la deriva termica che si può innescare perché quando si smonta il pacco batteria si disinseriscono tutti i sistemi di sicurezza e possono partire delle reazioni chimico-fisiche, ora perdonatemi le inesattezze, non sono un chimico, però che fanno aumentare la temperatura, sviluppare gas, possono esplodere banalmente, e possono esplodere in faccia alle persone. E quindi quanto più possibile, soprattutto le operazioni più pericolose e a basso valore aggiunto, dovrebbero essere automatizzate. La variabilità che c'è oggi nella costruzione dei pacchi batteria è estrema, perché non esiste nessuna, diciamo, legislazione che imponga quantomeno una standardizzazione di massima. Qui abbiamo raccolto qualche, diciamo, immagine di pacchi batteria di veicoli più comuni, da Tesla a Nissan, Leaf, Volkswagen, chi più ne ha più ne metta. Le immagini sono prese dal progetto Cari Service, che è un progetto che il nostro istituto ha coordinato, finito nel 2021, su queste tematiche. Vedete, la mancanza di standard fondamentalmente fa da barriera enorme all'introduzione di automazione, perché insomma, l'automazione di solito, per quanto possa essere flessibile, fa un po' a cazzotti con la mancanza di standardizzazione. E quindi di fatto viene imposto, non c'è altra strada al momento che smontare questi elementi a mano. Per di più, questi pacchi batterie non sono fatti per essere smontati, sono pieni di sistemi di giunzione, saldature, incollaggi fatti con silicone, mastici, viti che non si possono svitare, che per loro natura sono fatti appunto per non essere smontati in modo corretto, e devono, tante volte questi devono essere distrutti per essere smontati. E poi c'è un grande problema, che è l'assenza di informazione. Noi arriva un pacco batterie di cui non sappiamo nulla, non sappiamo la tecnologia, non sappiamo che vita ha avuto, perché non abbiamo accesso alle informazioni contenute in quel battery management system di cui si parlava prima, perché anche lì nessuno impone al costruttore di rendere disponibili queste informazioni, e renderle disponibili, diciamo, in modo uniforme. Ci siamo anche noi cimentati nello smontaggio di due pacchi batterie, anche per capire poi come farlo con delle macchine. Vedete, questo è il pacco batterie di una Jeep Renegade plug-in hybrid. La complessità che c'è all'interno è fondamentalmente un prodotto di artigianato, perché i flussi sono tutto sommato ancora bassi, per cui tanti di questi componenti vengono costruiti a mano, e anche smontarlo a mano è complesso e richiede una certa, diciamo, esperienza. Alla mia destra avete invece il pacco batterie di una 500 elettrica, qui vediamo un po' più di standardizzazione, una produzione più in serie, però comunque la complessità rimane parecchio elevata. Per questo motivo, diciamo, siamo giunti alla conclusione, ma anche la letteratura ne è pienamente concorde, che uno smontaggio puramente automatizzato è sostanzialmente impossibile, e abbiamo cercato quanto più possibile di replicare nella cella che vedremo dopo quello che farebbe un operatore, quindi mettere insieme più braccia, quindi più, nel nostro caso più robot, che possano tra loro cooperare e dare supporto all'operatore nelle operazioni a basso valore aggiunto, chiaramente quelle più rischiose, e si sostituiscano appunto l'operatore dove c'è del rischio e dove non c'è valore.
l'operatore non può essere eliminato, chiaramente, e interverrà nella nostra idea solo sulle operazioni che poi hanno un più elevato valore. Per questo, diciamo, le sfide sono molte, le ho un po' riassunte in questi, diciamo, in questa slide. Si possono far partire via, non so come... quello in basso, in alto a sinistra e in basso a destra. Grazie. Diciamo, le sfide dal punto di vista anche della ricerca sono molte. Comunque, partito... È punto esterno. Avevi cliccato sul link. Sì. No, devi cliccare sul play. Cioè il play del... Ah, scusa. Grazie. Okay. Le sfide sono molte. Siamo partiti dalla realizzazione di Digital Twins, quindi creare un gemello digitale totalmente identico a quello reale, che ci permette di fare quanto più possibile simulazione, perché, come dicevo, i processi di sondaggio sono pericolosi, tant'è che noi adesso stiamo lavorando e lo vedrete dopo, su dei simulacri e non sulle batterie vere, perché è pericoloso lavorare sulle batterie vere in fase di sviluppo. Un collega sta lavorando su quello che noi chiamiamo, diciamo, autogenerazione dei programmi robot, per, diciamo, cooperare con la variabilità che c'è. È impossibile avere dei programmi che siano rigidi, per cui il robot deve in qualche modo autoapprendere, e lo può fare sul gemello digitale. Queste simulazioni ci permettono anche di simulare la fisica, cioè quindi le forze, l'interazione con l'ambiente. Fondamentale anche avere dei sistemi basati su intelligenza artificiale che permettano di fare task e motion planning, ovvero come assegnare in modo dinamico e flessibile le operazioni all'operatore piuttosto che alla macchina, ai robot, e farlo in modo efficiente ed efficace, perché non si deve ridurre la produttività, ovviamente, dell'impianto. E è fondamentale anche l'introduzione di una miriade di sensori all'interno della cella, che permettono, appunto, di fare quella che viene chiamata guida robot basata su sensori. Quindi guidare il robot sulla base di un'informazione che proviene da sensoristica varia, soprattutto sistemi di visione. Ok, per concludere, il gruppo che sta lavorando attualmente su queste attività, sono io come responsabile del progetto, Nicola Pedrocchi, poi il nostro tecnico Tito Dinon. Abbiamo anche il supporto dell'università con il professor Manuel Beschi e di 5 dottorandi che con le loro attività di dottorato si stanno, diciamo, innestando sui temi che ho descritto in precedenza. L'impianto che vedremo stamattina è chiaramente in fase di sviluppo. Ci riserviamo, diciamo, l'idea di organizzare un evento dedicato all'inaugurazione a fine, diciamo, in autunno del 2023, quando speriamo di aver acquisito tutti i materiali che servono, e quindi susseguirà un evento dedicato. Qui un video, questo, giusto sulla conclusione finale, abbiamo messo anche un timelapse della realizzazione dell'impianto, insomma, da quando siamo partiti con i robot messi appoggiati per terra, a poi l'installazione di tutte le macchine che sono state, diciamo, in parte anche pensate e progettate internamente dall'istituto. Grazie per l'attenzione e ci vediamo dopo. Mostrato come anche questo passaggio è veramente molto complicato e complesso e anche pericoloso. Mi fa molto piacere adesso invitare professor Salvadori, professore di scienze di costruzione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale e fondatore del laboratorio multiscala di meccanica e multifisica dei materiali. Veramente molto importante la simulazione anche di dispositivi e la modellistica, e quindi grazie Alberto e ti lascio la parola. Grazie mille Elsa, grazie a tutti voi che avete già introdotto l'argomento, è stato davvero molto interessante. Noi ci occupiamo di modelli e simulazioni e quindi, diciamo, ci piace scrivere equazioni e poi risolverle, cosa che oggi vi assicuro di risparmio. Sempre fallata, no? Infatti, faccio un po' buffone, tanto che... No, dicevo scherzo, ogni modello di simulazione. Cosa è successo? No.
Allora, noi il task che, se non ho capito male, mi è stato dato da Elsa era quello di buttare una visione sulle batterie del futuro. Ovviamente questo è un task molto complicato e allora mi sono ho deciso di basarmi su, su uno studio di un centro di ricerca importante, allora possiamo forse lavorare di più su questo. Sì, se non funziona lavoriamo su questo. Sì, esatto. Va bene. Sì, ce la facciamo. Ce la facciamo, se ci sono vero racconto. Non la vuole. Se volete, sì, facciamo, invertiamo l'ordine magari per non finire tanto tempo. Sì. Va bene, allora. Sì. Allora, proviamo. Devi anche approfittare per parlare del tuo laboratorio. No, beh. Com'è? Solo che mettete una volta, mettiamo qualcuno. Sì, basta che salvi il PDF e poi mi dà la chiavetta. Mi spiace, non vi ho chiesto inconveniente. Laura, no. Provo 25 magari se ti parla da stasera. Vediamo. Tanto non c'è, possiamo stare tranquilli. Che strano. No, c'è qualcosa, probabilmente l'hai fatta su Mac. Che... No, che cosa su Mac? Niente, prendo la parola. Allora, Laura, introduci da sola. Esatto, mi introduco da sola. Questo che sei. Piccolo cambio di programma. E sostanzialmente vorrei ringraziare tutti quelli che hanno già parlato prima di me, perché sostanzialmente diciamo, hanno già introdotto tutto quello che volevo dire e raccontarvi oggi. Io volevo soltanto focalizzarmi sulla parte di trasferimento tecnologico di tutte quelle attività legate al tema, diciamo, della batteria o del riciclo della batteria. Quindi non vi tedio, diciamo, con queste informazioni che le abbiamo appunto già sentite prima dai miei colleghi. L'unica cosa che volevo ribadire è che, diciamo, questa crescita e questa richiesta sia dal punto di vista tecnologico ma anche di mercato non è una richiesta che avverrà in un tempo molto distante da noi, ma perché si parla, diciamo, praticamente di domani. Quindi quello che a noi serve è avere dei sistemi o avere dei processi che semplicemente siano quasi pronti per essere implementati o comunque che devono essere sviluppati in tempi talmente brevi da poter raggiungere dei livelli di implementazione di tipo industriale. E i temi su cui lavorare abbiamo già sentito che sono parecchi, nel senso che si parla di poter fornire materiali per la richiesta che aumenterà del 500% entro il 2020. Dovremo affrontare il problema che ci sarà un aumento delle batterie dismesse dai veicoli elettrici che sarà un numero superiore ad esempio a quella necessaria per l'accumulo energetico. Ci saranno problemi legati al supply risk praticamente di materiali. Quindi se vogliamo vedere appunto le tematiche sono tante e se vogliamo diciamo raggrupparle, le tematiche su cui si lavora sono sostanzialmente tre, ma anche perché queste comunque hanno delle ricadute importanti su tematiche diciamo chiamiamole di tipo secondario ma non di minore importanza. E queste sono diciamo le tematiche su cui ci sono sì tante opportunità sia per la ricerca che per l'industria, ma anche comunque parecchie sfide. Quello che bisogna fare ovviamente diciamo è lavorare su questi tre settori, non come a comparti stagni, perché interagiscono l'uno con l'altro, quindi sulle attività legate a batterie, quindi batterie in senso complesso, ma i materiali che si possono potenzialmente recuperare da essi. Bisogna pensare alla sostenibilità come accennava prima
Nicola in senso completo, non è soltanto sostenibilità ambientale, vado a vedere le emissioni o cerco di non inquinare, c'è la sostenibilità sociale, vediamo ad esempio l'estrazione del cobalto, ma c'è anche una sostenibilità economica. Tutte quelle aziende che vogliono cimentarsi col mondo delle batterie vogliono avere anche un ritorno, non soltanto avere il bollino, sono stato bravo e sono sostenibile perché lavoro con le batterie. E poi ci sono anche dei problemi legislativi, nel senso sono introdotte o sono proposte delle nuove legislazioni che diciamo vanno a colmare delle lacune precedenti, ma che comunque imporranno delle nuove restrizioni o dei nuovi scenari con cui le aziende poi dovranno confrontarsi, perché sono completamente diversi dalle logiche a cui prima ci si approcciava. Ed è proprio, diciamo, in mezzo tra il mondo della ricerca e il mondo dell'industria che CSMT vuole porsi come ponte tra le due diverse realtà. Appunto, per chi non ci conosce, diciamo, il CSMT o l'Innovative Contamination Hub vuole, diciamo, proporsi come un punto di riferimento, ma soprattutto di aggregazione per l'innovazione sostenibile, appunto con l'innovazione sostenibile nel suo complesso. Perché le attività che vengono fatte, vengono proposte, siano a vantaggio, diciamo, di tutto il territorio, ma non soltanto del territorio bresciano, ma anche nel senso più esteso. Noi, diciamo, possiamo farlo in diversi modi, uno per esempio tramite quello che noi chiamiamo housing e contaminazione. Nell'edificio che vedete qui ospitiamo centri di ricerca come l'università, ma anche il CNR e l'INEA, ma ospitiamo anche aziende di diversa tipologia, che sono da startup spin-off fino, diciamo, a aziende consolidate del territorio e non solo, che hanno la possibilità, diciamo, di interagire tra di loro e quindi di poter cooperare, diciamo, magari su diverse tematiche e di portare avanti anche progetti innovativi, trasversali e diversi da quelle che magari uscire un po' dalla loro area tipica di competenza. Facciamo anche ovviamente trasferimento tecnologico, dando, se rientra nelle nostre competenze, un supporto tecnico, e forniamo, diciamo, anche l'attività tramite il project funding, che ovviamente serve sempre per qualsiasi attività. Quindi, diciamo, quello che un po' cerchiamo di fare è quello di andare a colmare quella che è la cosiddetta Valle della Morte, quindi quel luogo dove tutti i progetti si arenano, che va dalla TRL 4 alla TRL 6, perché è necessario, appunto, farmi sempre Nicola, che, diciamo, ha detto tante cose a cui posso fare riferimento. Bisogna creare una filiera, ed è una filiera molto complessa dove giocano diversi attori. Diciamo, non c'è soltanto il mondo della ricerca, non c'è soltanto il mondo dell'industria, ma ci sono un'altra serie di realtà necessarie per portare un progetto innovativo ad essere un processo implementabile poi dal punto di vista industriale. Ed è un percorso complesso dove, appunto, bisogna essere in grado di dialogare sia con gli enti di ricerca e con le aziende, perché queste comunque parlano linguaggi diversi ma hanno anche delle esigenze molto diverse, perché comunque per l'ente universitario probabilmente un TRL4 è già la fine di un progetto perché ha raggiunto gli scopi per cui quel progetto è nato, ma a TRL4 un'azienda non è ancora il fronte di investire perché non ha ancora le garanzie di poter che quell'attività porterà, diciamo, a un progetto o un'implementazione di tipo industriale. Quindi, diciamo, un po' nella natura di CSMT, quella di comprendere i due mondi e di poterli far confluire assieme. Per, diciamo, quello che ne facciamo nel mondo delle batterie e del trasferimento tecnologico, se mi rifaccio un po', diciamo, quello che sono un po' i vari percorsi o le vie che possono prendere le batterie e i suoi sottocomponenti, diciamo, lavoriamo su quello che è la parte, diciamo, dei materiali, ma soprattutto sul riciclo dei materiali. E, diciamo, siamo, diciamo, per natura interessati a processi di riciclo e di recupero, già in progetti precedenti e non soltanto per le batterie, ma il nostro interesse è quello alla ricerca di nuovi approcci, che siano innovativi ma che siano sostenibili. E ad esempio stiamo collaborando su questo con Elsa e abbiamo cofinanziato una borsa di dottorato
che lavorerà appunto sulla tematica del progetto presentato da Elsa. L'altro tema su cui, diciamo, è iniziata una collaborazione riguarda invece le batterie di Second Life o il riciclo delle batterie, che è quello che ha introdotto Enrico Villagrossi prima di me, quindi lo smontaggio delle batterie, che è un tema che ha risvolti di carattere tecnologico interessanti, soprattutto nel mondo industriale, perché è un processo dal punto di vista legislativo complicato, ha dei costi associati allo smaltimento e, come diceva Enrico, momentaneamente è un processo che viene fatto ancora manualmente perché non ci sono le condizioni per poterlo fare in modo diverso. Non si sa niente delle batterie, non ho una condivisione dei dati e delle informazioni, non so come gestire le diverse batterie che mi arrivano, perché ho un pacco, già le auto hanno un pacco di batterie diverse. Se poi pensiamo anche tutti quei device che contengono batterie diverse, diventa veramente complicato. Quindi già questo, passare da uno smontaggio manuale poco efficiente a uno smontaggio automatizzato che può essere efficiente ma non ha una certa variabilità, è una sfida importante, ma però è quello che un'industria, se vuole, diciamo, approcciarsi a questo tipo di mercato, chiede. Quindi, diciamo, nel nostro, quello che noi stiamo portando è avere con la CNR Stima installato la cella che poi appunto visiteremo per implementare lo smontaggio automatizzato delle batterie. L'ultimo focus su cui poi stiamo collaborando è la parte di legislazione, e questo è insieme alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Brescia, che stiamo praticamente valutando le varie direttive e le varie normative che vengono proposte sulle tematiche per capire quali sono, diciamo, i pro e i contro di queste tematiche, di queste diciamo normative, che ovviamente hanno degli scopi nobili e su cui non si può assolutamente discutere. Però se a livello industriale ci sono diverse critiche, perché queste normative impongono dei limiti che sono a volte impossibili da raggiungere o comunque da soddisfare completamente. Quindi anche qui bisogna capire qual è quella linea di giunzione tra il giusto, nel senso per l'ambiente, per l'uomo e per la società, e il fattibile dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico. Quindi, come abbiamo detto tanto, le batterie sono sfide e opportunità. L'unica cosa che si può fare è lavorare insieme, ognuno con le competenze e con le expertise, quindi metterle tutte a fattore comune, e nel nostro piccolo quello che cerchiamo è sostanzialmente di ridurre la distanza tra la ricerca e l'industria e cercare di facilitare il processo di transizione. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Vediamo, Alberto, credo che adesso si riesca a sistemare il problema. Gliel'ho fatto aggiustare a Roma. Gliel'ho fatto aggiustare a Roma. Non ora mettiamo in dispiace anche di là. Per questa cosa. No, scusate invece per... Tu non c'entri. Adesso te la adesso passiamo di qui. Cosa c'erano troppi filmati? C'erano i filmati? Che quelli troppe formule? No, hanno impiantato il sistema. Ok. Un attimo. Insomma, siamo abbastanza in orario, non abbiamo grosse preoccupazioni. Siamo stati bravissimi, devo dire, un po' preoccupata. Sicuramente, ero anche molto preoccupata, invece sono stati tutti molto bravi. Perfetto, giusta? Dai, vai tu. È molto complicato. Ah, no,
Vediamo. Sfida la sorte, sono la sorte sulla sicurezza, sono tutto PDF secondo me, però è una questione di principio farvi partire. Attenzione che io tengo. No, no, questo no, sta cercando di farlo ripartire per PowerPoint. Sono fatta parte della classe che c'è anche qua. Qua ti dividere con questo. Non si finisce. Possiamo avere passato. Caso voi che annoiamo le persone. No, vabbè, anche se respirano un attimo, abbiamo fatto tre ore. Sì, sì, per la togliere. Quindi, ci danno un respiro, lasciarsi marcia. Allora, facciamo da qui. Ok. Prima di affrontare un'alternativa. E non ci abbiamo neanche la lavagna, se no potevi andare con la lavagna, con i colpioni così. No, facciamo. Stavo dicendo che appunto presentare la regione della batteria, comunque diciamo che non c'è problema, non c'è problema. No, sei rilassatissimo, anzi no, gli dobbiamo anche qualche minuto. No, no. Dicevo appunto che la visione sulla batteria del futuro è un task molto complesso, ho cercato di fare il mio meglio e mi sono basato su una ricerca di un centro di ricerca appunto spagnolo che ha individuato per il 2023, quindi un orizzonte piuttosto breve, 5 punti chiave. No, c'è un problema sul file, però non riesce a correggere le batterie anodless. Ok, dovrebbe essere anodless, vuol dire che usciamo dal paradigma delle batterie commerciali attuali che sono a elettrolita liquido e hanno un'anima praticamente, e andiamo verso batterie di nuova generazione che sono uno stato solido e che utilizzano come anodo dei fogli di litio. Però perché il foglio di litio è il migliore anodo possibile, ovviamente non si può chiedere di meglio che di quello. Andiamo a passare il successivo. Allora, un attimo ancora di pazienza. Però insomma è possibile evidentemente depositare litio direttamente. E quindi l'idea di non avere il litio nell'anodo sarebbe un'ottima idea anche dal punto di vista del ciclo. Il secondo caposaldo è quello di memoria, quindi è quello di utilizzare sistemi innovativi nella produzione, che sono evidentemente sostenibili e rappresentano un decisivo passo avanti. Ce l'abbiamo fatta, eh? Ce l'abbiamo fatta. Oh, è vero, funziona pure. Quindi il secondo caposaldo è appunto l'utilizzo di, diciamo, il terzo, ricordiamo di utilizzare tecnologie nuove nella produzione di batterie, in particolare tecnologie di produzione di elettrodi. Il secondo è quello di utilizzare catodico batterina, ho sentito stamattina già qualche presentazione. Non che utilizzare elettroliti tipo ibrido, quindi solido liquido, per esempio, all'interno delle batterie. Ma ovviamente io gioco in casa e quindi prendo l'ultimo, quello che mi interessa di più, cioè l'utilizzo di sistemi di computazione per creare la progettazione di materiale, ma io aggiungo anche di strutture, e questo è più o meno quello che cerchiamo di fare nel nostro laboratorio, cioè costruire delle batterie virtuali che consentono dall'alto a un lato di realizzare delle prove sperimentali a costo molto basso e dall'altro di immaginare addirittura delle prove sperimentali che in realtà uno neanche può fare. Quindi cercare di determinare materiali e microstrutture che sono ottimali. In questo senso il nostro obiettivo è quello di ricostruire nel modo più fedele possibile la microstruttura, utilizzare approcci interdisciplinari, non a caso sono uno scienziato delle costruzioni, ma gli elettrochimici, niente a dire, e cercare di fare predictive science.
quello che cerchiamo di fare quindi è determinare processi e sostituirli con modelli, e quindi dicevo qui ci sono le funzioni che non vi farò per tutto vedere, e dalla fine riuscire a costruire dei sistemi di simulazione numerica che devono per forza di cose utilizzare sistemi di high performance computing per ottenere dei risultati predittivi. Poi cercherò di farvene vedere alcuni. Oh, scusatemi, questo non ve lo saltavo. In particolare, argomenti che in questo momento stiamo facendo attività di ricerca riguardano l'utilizzo di gel polymer electrolytes per batterie flessibili, che sono magari meno, saranno meno diffuse di quelle per i veicoli elettrici, da sé, ma avranno delle applicazioni che sono estremamente importanti. L'utilizzo di catodi spessi, questo potrebbe portare effettivamente degli enormi benefici in termini di ottimizzazione del pacco batteria, soprattutto in termini di peso. E poi vari studi, di cui non posso dire molto per questione di NDA, sugli elettroliti solidi. E qualche cosa che stiamo facendo insieme all'SE sulle batterie a stato solido. Di sodio, scusate. Gel polymer electrolytes hanno un interesse particolare per noi, sono molto complicati da descrivere, nel senso che sono davvero processi interdisciplinari in cui la parte elettrochimica e la parte meccanica interagiscono moltissimo. Quindi, perché come potete immaginare, i processi in cui la batteria è flessibile, la meccanica fa la padrone. Dicevo, hanno applicazioni molto interessanti dalle nanobatterie, guardate questa bella, nanobatterie sonate, però hanno applicazioni estremamente rilevanti, soprattutto in ambito medicale. Questi studi per adesso sono del tutto teorici, ma è lecito prevedere che avranno un grande impatto nel futuro. Un altro argomento in cui ci occupiamo pesantemente è lo studio di solidi. E i elettroliti solidi sono considerati in questo momento un estremamente appealing per le batterie di prossima generazione, perché sono sicure, mentre gli elettroliti liquidi, come prima ci descrivevano, no? Soprattutto durante lo smontaggio possono dare abito a carburano, quelli solidi non hanno questo problema perché non sono reattivi come gli elettroliti organici. Però gli elettroliti solidi hanno altri tipi di problemi, qui ve ne faccio vedere uno, per esempio, guardate questo video qui in sei parte. Vedete, durante le fasi di carica e scarica, gli elettroliti solidi sono proni a generare dendriti, e quando il dendrite dà un elettrodo calato, ovviamente la batteria va in cortocircuito. Questo è un problema molto, molto sentito, molto serio nell'attuale mondo della ricerca, ma in realtà anche nel mondo dell'industria. E dal punto di vista meccanico stiamo cercando di capire se ci sono delle strutture e dei materiali che consentono di inibire questa crescita dendritica. Un altro ambito di ricerca che stiamo portando avanti insieme a RSE è lo studio di batterie al sodio. Questo è molto vantaggioso dal punto di vista ovviamente dell'impatto ambientale, sia perché il sodio è molto abbondante al contrario del litio, e sia perché ovviamente forse non è molto buono per il tuo progetto, ma soprattutto sommato di me utilizzo appunto i batteri al sodio. Ci sono le prime vetture da fase di test, appunto. E la cosa, diciamo, molto interessante è che dal punto di vista della risposta microstrutturale vedete che il comportamento del litio e quello del sodio sono molto simili, e entrambi tendono a aumentare drammaticamente di volume, fino all'ordine del 400%, quindi vuol dire che c'è un aumento di volume di 4 volte. Il fatto che ci sia un aumento di volume così grande all'interno di un anno, nella fattispecie, fa sì che se gli sforzi non vengono, se queste deformazioni non vengono consentite, si generano gli sforzi fanno sì che poi le parti si rompono, e di fatto si ha, dopo pochissimi cicli, una completa perdita di capacità.
Ok, quindi questo è per farvi un esempio, con questo chiudo perché il tempo di esposizione è terminato. Vedete questa è una batteria che abbiamo costruito in laboratorio, questa è la ricostruzione tridimensionale abbastanza fedele, facciamo attraverso tecniche di tipo statistico, al fine appunto di ricostruire in modo abbastanza fedele la distribuzione delle particole all'interno del catodo. Qui abbiamo fatto una simulazione bidimensionale, e questa è la simulazione di un elettrodo spesso, e la cosa che voglio appunto sottolineare qui è che vedete che in questa fase, qui in fondo all'elettrolita, di litio non ce n'è più, è completamente consumato, e questo è il fattore limitante di questa batteria. E più è spesso l'elettrodo, più questo fenomeno è importante. Quindi di fatto l'utilizzazione di questo elettrodo è di poco superiore al 50%, di tutto il fenomeno è perso. Questo è molto difficile da realizzare da un punto di vista sperimentale, ma diciamo è la parte numerica che consente di determinare che questo è il fattore limitante di una batteria e quindi di ottimizzare il design di questo sistema. E poi come abbiamo cercato di risolvere il problema, non posso che accennare con dei polimeri attivi, che con l'utilizzo di questi polimeri attivi effettivamente nel binder, perché questo problema non c'è più, l'utilizzazione non è completa, ma sale da 50 oltre il 75%, e speriamo di raggiungerci il prossimo 25% in qualche ulteriore studio. Ecco, mi fermo veramente qui, grazie, scusate ancora dell'inconveniente. Potrebbe essere un bello spunto interessante, visto l'interesse che è sempre crescente su questo argomento. Vito, ora l'ultimo intervento, Alina Candu e Alice Morosini, Confindustria Lombardia, per l'intervento di chiusura che lasciamo volentieri. Mi porto nel caso non funzionasse la presentazione. Ah, il panico. Io innanzitutto voglio ringraziare l'organizzatore per l'invito, e probabilmente vi chiederete come mai Confindustria Lombardia è presente. No, no. E invece mi collego a tanti spunti dei relatori che sono stati prima di noi, ad esempio a ciò che ha detto il dottor Fabio per quanto riguarda il trade union tra il mondo di ricerca scientifico e il mondo industriale, piuttosto che il supporto alle imprese di affrontare la transizione ecologica, ma anche quella digitale, nel mondo giusto. E ci viene in aiuto sicuramente il mondo della ricerca e della scienza. Due parole per quanto riguarda Confindustria Lombardia, anzi due date. Noi siamo stati fondati nel 1971, ormai 52 anni fa, e raggruppiamo circa 14.000 imprese sul territorio lombardo con 700.000 dipendenti, e quindi ne facciamo parte un quarto di Confindustria nazionale. Noi al nostro interno rappresentiamo gli interessi dei 9 associazioni territoriali più ANCE, Associazione Nazionale di Costruttorie. La nostra mission, ma in pochissime parole, in realtà sviluppiamo attività di lobby nei confronti delle istituzioni, sia a livello europeo, nazionale e regionale. A livello europeo ovviamente è molto difficile, perché se andiamo come sistema, se andiamo come sistema nazionale, ma soprattutto assieme al governo italiano, allora attraverso i nostri posizionamenti politici qualche cosa riusciamo a cambiare nella normativa, che per quanto ci dispiace anche dire, ultimamente la Commissione è abbastanza ideologica nelle sue linee di indirizzo. Per quanto riguarda invece il livello nazionale, certo, verifichiamo, monitoriamo quali sono le misure messe a disposizione dal PNRR, un dato non proprio bellissimo il fatto che nemmeno il 10% di questi fondi sono stati attivati da parte del governo, ma speriamo in 2-3 anni si recuperi. E per quanto riguarda invece, e quale sarebbe il nostro dialogo con la Regione Lombardia? Certo, in presenza della Regione Lombardia
ma no, è una battuta, è un confronto attivo, molto costruttivo per quanto riguarda l'impostazione delle misure. Ora, noi tentiamo sempre di collaborare in strettissimi tempi con la Regione Lombardia, addirittura nella fase di impostazione delle misure, sia a supporto delle imprese che a supporto del mondo ricerca, scienza e innovazione. Oltre al nostro lavoro congiunto con Regione, e quindi per far sì che le misure siano il più possibile aderenti al fabbisogno del sistema produttivo lombardo, lavoriamo anche a due progetti per noi, io non so se sono in questa slide, no, per noi importanti, che è World Manufacturing Forum, che sapete già ha avuto l'anno scorso la terza edizione, e collaboriamo con la rete Enterprise Europe Network, che è il braccio operativo della Commissione Europea, è un progetto della Commissione Europea, con più di 150 punti dislocati al mondo, che dà dei servizi gratuiti alle imprese in tema B2B e ricerca partner. Non mi dilungo troppo, perché la mia collega Alice Morosini invece vi presenterà i servizi della rete IEN e anche alcune opportunità di finanziamento a livello europeo. Grazie Lina e buongiorno a tutti. Come è stato detto, entrerò un po' più nello specifico nello spiegarvi che cos'è Enterprise Europe Network, o più brevemente EN. Si tratta di un progetto voluto dalla Commissione Europea e nato nel 2008 come uno strumento strategico per supportare l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese europee. Si tratta della più grande rete europea a supporto di innovazione, dell'internazionalizzazione e competitività delle imprese. Ovvero si tratta di un progetto che, come potete vedere dalla mappa, è molto capillare, vede la presenza di oltre 3.000 esperti di più di 600 organizzazioni presenti in più di 60 paesi europei ed extraeuropei. Si tratta di un progetto che ovviamente è presente anche in Italia e noi ne siamo parte. Siamo organizzati con dei consorzi. In particolare in Italia ci sono 6 consorzi e facciamo parte di una rete di oltre 55 organizzazioni tra associazioni industriali come noi, camere di commercio, ma anche centri tecnologici e agenzie regionali per lo sviluppo. In particolare in Lombardia e in Emilia-Romagna è presente il consorzio Simper, che ha come capofila Finlombarda, e in Lombardia vede la presenza di altri partner come Innovab, FAST, Union Camere Lombardia e CNA Lombardia. Ma entrando più nello specifico in quelli che sono i servizi che vengono offerti, sono servizi che vengono offerti gratuitamente alle piccole e medie imprese e alle start-up, possiamo suddividerli in 3 grandi filoni. Il primo filone è quello dedicato al supporto all'internazionalizzazione, grazie alla presenza di un database di ricerca partner internazionali, non solo ricerche per quanto riguarda una collaborazione di tipo commerciale, quindi prettamente business, ma anche per quanto riguarda il trasferimento tecnologico e collaborazioni per progetti europei. Organizziamo poi company mission e anche eventi B2B, cioè occasioni dove poter incontrare potenziali partner che solitamente vengono organizzati a margine di grandi fiere di settore. Abbiamo poi il filone dedicato al supporto all'innovazione, alla sostenibilità e digitalizzazione, con un supporto per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti europei diretti e indiretti, il supporto per quanto riguarda l'innovation e sustainability management, con degli appositi strumenti anche per valutare il proprio livello di sostenibilità, quindi con dei tool assessment che vengono introdotti proprio dalla Commissione Europea, e infine anche un supporto per quanto riguarda il trasferimento tecnologico e la trasformazione digitale. Infine abbiamo un ultimo filone, che è quello dedicato all'assistenza alla normativa e al policy making, con un supporto sul regolamento e politiche dell'Unione Europea e anche uno sportello dedicato alla proprietà intellettuale ed industriale. Come ha detto Alina, andremo un po' più nello specifico in quello che è l'accesso, supporto all'accesso ai finanziamenti europei diretti e indiretti. Più nello specifico vi farò una panoramica di quelli che sono i principali programmi sui quali possiamo supportare le imprese e le start-up. Io farò una panoramica per quelli a gestione diretta, una
panoramica generale, e Arina invece presenterà qui la gestione diretta, quindi gli strumenti regionali. Sicuramente molti di questi programmi li conoscerete già, qui è solo per darvi un'idea di quelli che sono il tipo di supporto che vi possiamo offrire, che non è solo quello di attività di scouting, quindi la possibilità di individuare l'opportunità che può essere più idonea alla vostra realtà, ma anche quella di una prima verifica della proposta progettuale. Parto subito quindi con Horizon Europe, che è il programma quadro dell'Unione Europea per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione. Per il periodo 21-27 c'è una dotazione di 95 miliardi e mezzo. In particolare si tratta di un programma di finanziamento che è strutturato in pilastri ed è strutturato attraverso delle call che sono pubblicate periodicamente. Nello specifico abbiamo segnalato che nel secondo pilastro, che è quello delle sfide globali e competitività industriale europea, abbiamo un cluster che è dedicato al clima, all'energia e alla mobilità, con una propria dotazione di 15 miliardi. Nel terzo pilastro, invece, che è quello dedicato all'Europa innovativa, vi segnaliamo che ci sono tre importanti schemi di finanziamento dell'European Innovation Council, che sono il Pathfinder Transition Accelerator, che sono dedicati allo sviluppo con valida e alla fine la fase di scale up di trasformazione di tecnologie innovative. Proseguo poi con il programma LIFE, che è il programma quadro dedicato invece all'ambiente e all'azione per il clima, con una dotazione di 5,4 miliardi di euro. Anche in questo caso vi segnalo proprio un sottoprogramma dedicato all'economia circolare. In passato sono stati finanziati dei progetti specifici sulle batterie. Anche in questo caso vi segnalo di contattarci o di consultare comunque il sito dell'Unione Europea dedicato ai finanziamenti, perché da metà aprile è prevista l'apertura, insomma la pubblicazione delle prossime call del bando LIFE. Un accenno per quanto riguarda il Single Market Program, che è il programma dedicato al mercato unico, con una dotazione di 4,2 miliardi, tra le azioni previste c'è proprio la creazione della rete EN. Infine il programma Digital Europe, dedicato alla digitalizzazione e alla creazione di una rete europea di European Digital Innovation Hubs. In particolare nel sistema Confindustria abbiamo alcuni Digital Hub e una rete presente su tutto il territorio. L'Innovation Fund, che invece ha come focus tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, con 38 miliardi previsti per il periodo dal 2020 al 2030. E infine il programma InvestEU, che si tratta di un fondo che verrà accompagnato anche da un servizio di consulenza per quanto riguarda una prima consulenza sulle proposte progettuali e anche la presenza di un database, quindi un portale dove poter promuovere le proposte progettuali. Infine, proprio un accenno, vi volevo mostrare, ci sono delle opportunità del EIT, quindi l'Istituto Europeo per l'Innovazione e le Tecnologie, in particolare ce n'è una dedicata alle raw materials e una dedicata alla mobilità. Sono entrambe aperte, quindi vi invito anche in questo caso a consultarci o dare un occhio al sito, perché sono delle opportunità che potrebbero essere interessanti per voi. Passo la parola a Lina. Grazie Alice. Beh, torniamo ai fondi indiretti, a gestione indiretta, quindi fondi della europei per lo sviluppo regionale dedicati alla regione Lombardia. Per il primo asse che interessa molto a noi, quindi al sistema competitività e anche alla ricerca e all'innovazione, abbiamo una dotazione finanziaria di 1,91 miliardi di euro. Beh, il pacchetto che andrei a presentarvi, il pacchetto cosiddetto pacchetto investimenti di Regione Lombardia, si colloca proprio negli obiettivi specifici 1.3.1.4. Quindi si tratta di rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nella PMI, anche grazie agli investimenti produttivi. In più, con una linea dedicata alle competenze, essa si colloca all'obiettivo specifico sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità. Questi obiettivi specifici, certo, ne fanno parte dell'asse 1, che
e un'Europa più competitiva e più intelligente. Ora, il pacchetto investimenti che sta promuovendo la direzione sviluppo economico e sarà di prossima uscita è costituito da 3 linee di intervento. Cuba ha un totale di 210 milioni di euro. La prima è la linea sviluppo aziendale, che per chi si ricorda, le imprese magari che sono qua in platea, è ex Auvia, no? Quindi si tratta come obiettivo di agevolare l'attivazione di investimenti delle PMI e delle mid-cap, e qui ricordo mid-cap sono quelle imprese che si arriva a un massimo di 3.000 dipendenti, per favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali. Tutte e 3 linee, scusate che non ho aggiunto, sono degli strumenti finanziari combinati, quindi in realtà dotazione essendo complessiva di questa linea 115 milioni euro, è costruito tra un fondo di garanzia che viene proposto da parte di regione, ma con coinvolgimento degli istituti di credito finanziari convenzionati, e 46 milioni contributo a fondo perduto. La linea prevede un minimo di investimento pari a 100.000 euro e un finanziamento supportato tra garanzia regionale più il contributo a fondo perduto in conto capitale sull'investimento di massimo 3 milioni. Importante tener conto che questi interventi devono essere realizzati e rendicontati entro 15 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione, quindi di erogazione della generazione. Qui c'è un errore, ma perché è un'informazione proprio fresca, è che la data di apertura è prevista per giugno di questa linea e non aprile. E qui mi devo scusare, ma io ero troppo speranzoso, ero troppo ottimista. Ma non per, ecco, però è da dire che non è per malfunzionamento in questo caso, ma perché ci sono state anche delle modifiche, emendamenti al regolamento su aiuti di Stato e diciamo verifiche ulteriori per l'applicazione del DNSH, ok? Che penso a tutti è abbastanza lungo. La seconda misura, che è la linea attrazione degli investimenti, sappiamo che siamo la prima regione in Italia che produce, diciamo, il PIL suo è prodotto più del 60% dell'export, e quindi è molto importante questo aspetto di internazionalizzazione per regione. L'obiettivo di questa misura è agevolare l'attrazione di nuovi investimenti in Lombardia e il consolidamento e lo sviluppo di quelli esistenti da parte delle PMI e delle mid-cap. La dotazione qui è prevista di 30 milioni, sempre con stessa combinazione tra fondo di garanzia di 16 milioni e fondo perduto di 14 milioni, investimento minimo 200.000, investimento invece massimo 10 milioni, ma se il progetto, cioè se la concessione per il progetto viene effettuato entro il 31 dicembre 2023, perché oltre quella data invece il massimo di investimento può essere a 6 milioni di euro. Okay. Sempre qui la realizzazione va fatta entro invece del rendicontato entro 18 mesi. Quando, anche qui errore, quando? Non aprile, maggio, però è maggio, non giugno. Okay. La terza linea, linea green, che è molto più, diciamo, calza bene l'evento di oggi, è uno strumento sempre finanziario combinato, come obiettivo ha l'agevolazione dell'attivazione di investimenti dedicati all'efficientamento energetico degli impianti produttivi da parte delle PMI. È una novità, dedicato anche alle grandi imprese per favorire la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi e quindi ridurre i consumi energetici anche attraverso il recupero di energia o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi. Qui la dotazione è 65 milioni, il fondo garanzia invece è di 31 milioni e fondo perduto 34 milioni. Si prevede un importo minimo dell'investimento pari a 100.000, invece quello massimo 10 milioni, sempre se il progetto viene ammesso e diciamo, il finanziamento erogato entro il 31 dicembre.
Oltre a quella data, invece, l'investimento massimo previsto di 3 milioni. Quando? Maggio. Un'altra linea che vi avevo, ma qui mi soffermo poco, che vi avevo indicato che a oltre il pacchetto di investimento, Sviluppo Economico metterà a disposizione una linea dedicata alle competenze per incrementare le competenze strategiche al suo interno delle imprese. È una linea fast track, nel senso che quando un'impresa ha beneficiato di una dotazione finanziaria per il suo progetto nelle altre tre linee, o a altre linee di sviluppo, misure regionali diverse da quelle tre che vi ho presentato prima, potrà accedere ai voucher di formazione per il proprio personale, che varieranno da 3.000 a 4.000 dipendenze delle ore che vengono proposte dei corsi. Questa misura è partita, ma è partita per la prima fase, quindi è orientata in questo momento, c'è un avviso pubblico per gli enti di formazione, ITS, FTS, università e così via, per fare le proposte di un'offerta formativa. A seguito invece verrà pubblicata la fase per le imprese, quindi sarà aperto e durerà un bel po', sarà una cosa continua, una misura continua. La prima fase, beh, se siamo qua anche nel mondo, diciamo, universitario, per chi ci ascolta, la prima fase è ancora aperta, è aperta il 3 aprile e chiuderà il 15 giugno. Quindi, nel caso si volesse, c'è ancora tempo per fare la proposta di offerta formativa. Vi ringrazio, abbiamo concluso. Siamo a disposizione. Con questo intervento abbiamo concluso. Credo che sia stata una giornata veramente molto, molto interessante e ricca di spunti, alcuni concetti sono chiari a tutti, sappiamo che dobbiamo puntare sul recupero e riciclo, soprattutto per il nostro paese è fondamentale. Abbiamo bisogno di investimenti, ma mi è sembrato che di fatto le risorse oggi ce le abbiamo, quindi mi sento di dire anche da parte del mondo accademico, forse questa scusa di non avere gli investimenti non possiamo più darla. Quindi di che cosa abbiamo bisogno? Perché progetti ce ne sono tanti e molto articolati, molto ambiziosi. Credo che abbiamo bisogno di entusiasmo e voglio dire che la professoressa Bontempi è un grande esempio in questo senso anche per i giovani che a volte si scoraggiano, ne sentiamo tanti scoraggiati, invece devono trovare proprio in questi nuovi spunti il coraggio e la forza di dare un contributo e anche diciamo con la certezza però di che questo contributo sia efficace. E qui mi rivolgo ai decisori, alla politica, perché effettivamente sono fondamentali. Io veramente ringrazio tanto per la partecipazione a questi eventi, perché credo che, e riprendo uno spunto interessante che è stato un po' scivolato via, sul idealismo che a volte contamina e può essere un deterrente poi alla fine, perché come sanno in laboratorio io spesso dico l'ottimo è nemico del bene, per cui puntare sicuramente all'ottimo, bisogna puntare all'ottimo, però bisogna essere consapevoli delle difficoltà che sono tante e bisogna ascoltare chi di fatto lavora nella ricerca. Un'altra cosa che dico, che adesso si fanno tanti cerchi che sono belli, questa circolarità ci piace, affascina, ha colpito ed è, si è diffusa anche, mi sento di dire, molto nella popolazione quasi, ma questa circolarità è complicata, è difficile e diciamo è uno schema che deve essere preso in modo ideale, che non riusciremo mai a raggiungere, di questo dobbiamo essere consapevoli, quindi dobbiamo essere diciamo in questa consapevolezza, però rendersi conto che tanto si può fare, non si potrà forse arrivare al massimo e bisogna al 100%, ma bisogna fare del nostro meglio per raggiungere il massimo che possiamo fare, anche prendendo spunto dalla natura, come ci diceva Ivano, che sicuramente ha una storia più lunga della nostra. L'evoluzione.
Sicuramente adesso ci sarà spazio per una discussione. Importanti giovani, e l'ho già detto, lo ripeto, i giovani, più avanti vado nell'età, più mi rendo conto, e anche gli studenti, dico, siete voi, perché noi siamo finiti, se non, loro non ci credono e magari anche scappano, come spesso. Quindi ricordo ancora che dopo il pranzo ci sarà una visita alla cella robotizzata, è molto affascinante, e quindi ringrazio il collega che ci farà, Enrico, giusto? Sì. Che ci mostrerà questo sistema che stanno realizzando, e per poi lo vedremo ad ottobre, mi sembra di capire, completamente realizzato. Ancora grazie a tutti per essere stati con noi. Speriamo che questo, io non voglio che siano le conclusioni, perché questo deve essere l'inizio del progetto e anche l'inizio di questa assemblea così multipla, interdisciplinare, transdisciplinare, come adesso piace dire, che sicuramente potrà dare un contributo. Brescia può dare un contributo, noi ci crediamo. Arrivederci a tutti. Per la cella avreste dovuto ricevere dei ticket con il numero del gruppo.